di proposte, iniziative, e devo dire io mi sono abbastanza divertito anche ad ascoltare gli interventi dei nostri amici. Manca soltanto all'appello Leonardo Becchetti. Quindi io ringrazio Nicola Cacace, Luca De Biase, Donata Francescato, che hanno già preso posto. Allora, grazie, bene. Ecco, vedo Becchetti, e lo prego di accomodarsi. Prego, siamo pronti. Professore. Peraltro tocca a lei come primo. Vabbè, no, se lo mettiamo per sì. Facciamolo, slittiamo, perché abbiamo leggermente modificato il programma, abbiamo chiesto al professor Becchetti uno sforzo aggiuntivo per partecipare alla sessione di questa mattina, che riguardava i discussant, cioè coloro che non hanno partecipato alla fattura della ricerca, ma semplicemente l'hanno letta e l'hanno discussa. Becchetti invece ha partecipato alla fattura della ricerca. E quindi a questo punto lo facciamo slittare alla fine degli interventi e cominciamo con Nicola Cacace. Devo dire che ho avuto anche alcuni riscontri, insomma, nel coffee break, quindi ha ragione il professor De Masi, che va fatto, perché è un momento di socialità nei convegni piuttosto interessante, anche con qualche militante di base. Dice: ma come, tu ti sorprendi che noi del Movimento 5 Stelle ci occupiamo di lavoro? Dico: no, guarda, io non mi sorprendo, andiamo a sentire la registrazione. Io ho detto che accolgo favorevolmente, sono favorevolmente colpito da questo interesse, no? E soprattutto non al tema, ma all'approccio, al metodo, come ho detto prima. E poi, siccome la polemica si aizzava un po', mi è venuto di fare quelle cose che poi, no, magari uno... Dico: guarda, che non so se tu eri già iscritto al Movimento 5 Stelle. Mi rimproverava, dice: ma tu non hai mai visto i vari spettacoli di Beppe Grillo o i suoi interventi? Dico: guarda, io mi ricordo che nel 2003, quindi una quindicina d'anni fa, e magari qualche parlamentare del 5 Stelle era ancora piuttosto giovane, mi ricordo che fece un libro che si chiamava Il declino dell'Italia, un po', insomma, però per la terza. E sta qui, è difficile che un libro diventi un caso, no? Quindi non è che se ne sono occupati molti. Però Beppe Grillo, allora, il partito ancora non era nemmeno nella sua mente, fece un articolo sull'Internazionale parlando dei temi che allora erano molto interessanti in quella prima fase, che erano Parmalat e Telecom, in cui Grillo faceva quel tipo di... E fece un articolo dove si accorse di questo libro e ne parlò diffusamente. Poi mi mise in contatto con Marco Morosini, che era il suo economista allora, non so, poi l'ho perso di vista, e addirittura stavamo pensando di fare un indice, no, del declino con no, questo riguarda questo mio aspetto. E allora, e per cui no, la provocazione mi ha portato a dire, dice: guarda, che comunque non prendo con sufficienza il Movimento 5 Stelle, tant'è che con Beppe Grillo avevo rapporti che poi, insomma, anche antecedenti. E quindi questo mi faceva piacere dirlo, non so se al professor De Masi gli faccia piacere o meno, ma insomma io l'ho raccontato. E questo, quello che voglio, chiusa questa parentesi, anche perché serve anche prendere un po' di tempo, perché non è che abbiamo avuto qualche defezione, eccetera. E allora, a questo punto, fatte le rimesse tutte le cose in ordine, partirei col professor Nicola Cacace, che è ingegnere e che è un esperto di tecnologie e di previsioni economiche, tra l'altro è stato anche presidente di Nomisma, per cui questo dice un po' tutto. Prego. Grazie. Dunque, io quando devo confessare,
se mi avessero detto che la ricerca era finanziata da 5 Stelle avrei avuto difficoltà a partecipare, perché c'ho altre origini e c'ho un altro presente. Però devo ringraziare 5 Stelle per l'intelligenza dell'iniziativa che hanno avuto, e dico che adesso sono felice di aver partecipato. Fatta questa premessa, cioè vorrei che anche che lo facessero in questo, che dedicassero parte delle immense energie che hanno, risorse anche a migliorare la conoscenza del futuro, perché poi queste forze che facciamo noi, non è che noi siamo dei maghi che previamo, noi cerchiamo di vedere quale futuro sarebbe sic rebus stantibus, e quindi poi è compito della politica cercare di cambiarlo, perché il quadro che esce fuori, credo che l'abbiate capito dalla ricerca, in quadro niente affatto rassicurante per nonni e padri che stanno in questa sala. Io devo dire, dunque, premesso che tutti i partiti industriali e i paesi industriali nei prossimi anni cresceranno in media meno del 2% sul lungo. Perché? Perché il PIL mondiale cresce del 3%, e siccome Cina, India, Vietnam, Brasile crescono del 6%, prima la media era fatto 3% più 3%, guarda, adesso è fatto 6% più 3%, quindi è chiaro che i tassi di sviluppo medi sul lungo periodo nei paesi industriali non supereranno il 2%. Perché? Anche perché tutti hanno dei buchi, il buco demografico, c'hanno tutti i paesi industriali ormai non hanno una popolazione che non cresce più. Il PIL cresce per due fattori: quando crescono il numero delle braccia che lavora e quando cresce la produttività di queste braccia. Questo, allora, tante braccia in più. Nei paesi industriali il primo fattore manca completamente, perché hanno un tasso di crescita della popolazione che è inferiore. Quindi, premesso che i paesi industriali cresceranno in media meno del 2%, premesso che l'Europa cresce meno di questa media dei paesi industriali, premesso che l'Italia cresce la metà dell'Unione Europea, che cresce la metà dei paesi industriali, che cresce la metà del mondo e cresce un quarto dei paesi del terzo mondo, qual è il futuro che abbiamo noi per i nostri nipoti? In caso mio parlo di nipoti, perché i figli ormai sono già avviati. Abbiamo il futuro di un paese che, sic rebus stantibus, non ha delle grandi prospettive di crescita, e quindi noi dobbiamo abituare, perché qui sembra che tutto aspettiamo come la pioggia, come gli sceicchi, come gli stregoni che la crescita. Certo, 0,8 potrà crescere l'1,5, ma non è che questo cambia molto. Se noi continuiamo a lavorare 1800 ore l'anno, come dito i dati dell'Ocse, dei full time workers, in Svezia sono 1500 ore, in Germania sono 1450 ore, in Austria sono 1500 ore, Italia 1800, Grecia 2100, Ungheria, i tre paesi più morti di fame, hanno gli orari dei full time worker più lunghi degli altri. Perché? Perché gli altri stanno usando, di fronte a tassi di crescita più bassi, come da anni sono tipici dei paesi industriali, usano delle politiche pro labor specifiche, cioè assumono l'obiettivo della piena occupazione come un obiettivo economico, sociale, politico importante. E quindi non è come i vecchi tempi, dici, l'occupazione cresce se il PIL cresce del 3%, la produttività cresce del 2% e l'occupazione cresce dell'1%. Adesso siamo in condizioni diverse, quindi sono questi paesi che da anni fanno delle politiche pro labor. L'esempio più tipico è il Giappone. Cioè, io devo dire, il primo fattore della crisi italiana è la denatalità. Qui nessun economista parla degli effetti economici. I vecchi consumano meno della metà in edilizia, in logistica, in alimentari, tranne nei farmaceutici. L'unico settore è quello sanitario. Per cui la domanda, siccome il PIL è l'80% consumi e 20% investimenti. Gli investimenti vengono quando c'è la domanda. È chiaro che se nessuno prevede di comprare nuove case, nuovi automobili, nuovi frigoriferi, la gente non si mette a costruire, perché gli investimenti, ma gli investimenti non ci stanno perché le prospettive di crescita di questo paese sono negative.
per cui anche gli investimenti di, i foreign direct, gli investimenti diretti esteri, quelli famosi che pure il mio amico Renzi voleva richiamare sempre, vengono in Italia solo per comprare i bocconcini, per comprarsi i Gucci, per fare nessun investimento diretto estero è un greenfield, cioè gli investimenti greenfield, investimenti di fabbriche nuove, di alberghi nuovi, no, vengono solo. Infatti, quali sono i paesi del mondo che hanno meno negli ultimi 10 anni, perché poi in un anno può andare, ma la media degli investimenti diretti esteri, quindi gli investimenti produttivi, non parlo di investimenti della FIA, investimenti diretti esteri, Italia e Giappone sono i paesi più vecchi del mondo, sono i paesi a più bassa natalità del mondo e sono i grandi paesi industriali che hanno meno dell'1% del PIL di investimenti diretti esteri. Anche l'Italia c'è dopo il Job Act, sì, quest'anno è aumentato da 14 miliardi a 24 miliardi, ma perché Vivendi ha fatto l'operazione Mediaset, perché ci sta quest'altra operazione, ha altre 3, 4, 5 operazioni di questi del bocconcino. Quindi tutti i dati dimostrano i paesi col più basso indice di natalità tra i 7 paesi industriali sono Giappone 1,3 figli, Italia 1,4. I due paesi a più basso tasso di natalità. I due paesi più vecchi del mondo sono Giappone 45 anni Giappone 46 anni, Italia 45, tra i 7 paesi. I grandi paesi dall'economia più stagnante, Italia 2000-2015 il PIL più 0%, cioè la media up and down dei 15 anni di crescita del PIL è 0%, Giappone 0,8%. I due paesi che hanno il tasso di crescita del PIL degli ultimi anni più basso sono i due paesi a più bassa natalità, sono i due paesi più vecchi del mondo. Quali sono i due paesi col più alto debito pubblico? Tra i 7, primo Giappone 240%, secondo Italia 130, 35, 40, 100%. Quali sono i paesi che hanno il più basso numero di immigrati? Giappone 1,5%, un po' di coreani vecchi, e Italia 8,3%. Tutti gli altri paesi industriali hanno più del 9-10%, compresa la Spagna, come già Germania, Stati Uniti, Canada e Germania. Giappone e Italia quindi sono uguali per tutti i parametri, diciamo, macroeconomici, ho detto, no? Però il punto di partenza è quello, è un paese che non c'hanno buchi demografici enormi, e infatti c'è una previsione che ha fatto Livibacci, Eurostat, due previsioni, la Italian population al 2050, nell'ipotesi zero immigration, hanno fatto l'ipotesi che cosa succederebbe se da oggi al 2050 l'Italia avesse immigrazione, perché devo aggiungere, chiedo scusa di questo casino che faccio, ma insomma la Germania è il terzo paese più vecchio del mondo, però non va male come gli altri due, perché a differenza di questi due ha fatto una politica di immigrazione intelligente, prima con gli italiani, i turchi, gli spagnoli, adesso con i siriani, gli afghani, sta facendo una politica, certo che gli crea problemi contro i populismi, va bene, però che va bene all'economia, per cui pur essendo il terzo paese più vecchio del mondo, 45 anni, anche la Germania, tasso di natalità bassa, però è riuscito a fare meglio come crescita, come PIL, come saldo commerciale attivo, tutto quanto, perché ci ha avuto una compensazione di questo buco demografico con che è la cosa più importante, perché la disoccupazione è un dato che porta Ungheria, Romania e Svezia hanno lo stesso tasso di disoccupazione, 7-8%, però la Svezia ha un tasso di occupazione del 75%, cioè tre quarti della popolazione in età da lavoro lavora, mentre invece l'Ungheria, Romania e cose hanno, come l'Italia, un tasso di occupazione del 50-50%. Cioè quello che conta per vedere la salute occupazionale di un paese è il tasso di occupazione, più che perché il tasso di disoccupazione deriva, oggi c'è da ricercare lavoro, quindi io dichiaro all'Istat, sì, ho cercato attivamente lavoro e quindi sono disoccupato. Domani, quando, ma io
ho fatto un concorso, sto aspettando, sto 3 mesi, ha cercato attivamente lavoro, ultimo anno, dice no, non ho cercato, sto aspettando l'esito, e quindi allora passo tra gli inattivi, per cui questo tasso di disoccupazione, vabbè, Giappone e Italia ci hanno dati occupazionali diversi, perché il Giappone c'è una politica pro labor, sapete qual è, Enrico, l'età di pensionamento giapponese? 60 anni, più vecchia del mondo. E c'ha tutte politiche pro labor, c'ha metà dell'occupazione che hanno il lifetime employment, c'hanno la seniority, c'hanno l'occupazione a vita quando entrano, che è la metà, perché poi c'è la metà che sono over precari naturalmente. Però, e poi quando c'è una crisi, le aziende prima di licenziare ci pensano, perché c'è un fattore etico notevole, perché hanno questo legame con i dipendenti, per cui hanno delle politiche pro labor specifiche, riduzioni di orari, contratti di solidarietà. Infatti il debito giapponese, cioè lo Stato interviene massicciamente per aiutare le imprese a non licenziare, per cui si spiega che il Giappone, che malgrado la Ab Economics, no? Shinzo Abe su 8 anni che fa delle politiche meglio di quelle di Draghi, cioè di iniezione continua di quattrini nell'economia, e non succede niente, cioè non riesce a crescere 0,5, anche quest'anno 0,6%, tutti gli altri industriali crescono di più, però c'hanno perché l'obiettivo occupazionale è un obiettivo sacro per il governo giapponese, è un obiettivo etico. Per cui fanno delle politiche pro labor, come hanno fatto tutti gli altri paesi europei, perché poi c'è questo fatto che i paesi industriali sono anni che crescono poco, però il tasso di occupazione è cresciuto in Germania, in Svezia, in Olanda, come ha fatto a crescere? Perché fanno delle politiche pro labor. Noi siamo l'unico paese che fa pagare gli straordinari con i cosiddetti premi di produttività del cavolo meno del loro ordinario. In Germania l'hanno abolito gli straordinari, c'è la banca delle ore. Io oggi l'azienda c'ha bisogno, faccio 4 ore in più, però poi me la scrivo, quando io ho bisogno delle 4 ore le chiedo. E cioè, gli altri paesi fanno delle politiche specifiche, noi invece abbiamo aumentato tremendamente l'età pensionabile, mettiamo gli straordinari nei cosiddetti premi di produttività aziendale, che non so premi di produttività, però che ricevono questa esenzione fiscale molto alta, per cui facciamo delle politiche anti-labor, a differenza degli altri paesi. Come se ne esce? Le disuguaglianze, e qui voglio chiudere, qui tutti abbiamo parlato di questo fatto scandaloso eticamente, ma che è economicamente dannoso, perché è chiaro che quando il miliardario passa da 30 miliardi a 50 miliardi non è che potrà aumentare i suoi consumi del 100%, invece quando il mio portiere da 1200 passa a 1500 euro ci aumenterà i consumi, quindi è chiaro, ormai l'hanno scritto tutti, che l'eccesso di diseguaglianze è un fattore economico negativo. Come si combattono queste diseguaglianze? Con la globalizzazione si sono ridotte tra Cina, India, Vietnam, che sono diventati più ricchi. E sono aumentate purtroppo all'interno dei nostri paesi, per quelli che facevano i vecchi mestieri, che sono scomparsi, quindi i postini, le centraliniste, i disegnatori, e poi cioè, stanno ormai continuano, quindi quelli che facevano questa famosa classe media, che prima era classe media, che sono diventati i proletari bianchi, insomma, i proletari colletti bianchi, che sono peggio sulle partite IVA, sono i poveracci che lavorano senza nessuna garanzia. Le disuguaglianze si combattono solo in due modi, due, non c'è, nei paesi capitalisti, a parte mettere giustamente questi livelli per il settore pubblico, hanno cercato di fare, perché è scandaloso che i nostri dirigenti pubblici, super dirigenti, guadagnano il doppio dei dirigenti francesi che sono istruiti il doppio. Questa è una cosa veramente che non si capisce da dove esce questo fatto. Quindi mettere un tetto ai guadagni. Valletta guadagnava 50 volte il suo operaio, Marchionne 500 volte. Questo è l'aumento del Valletta, il presidente della Fiat di 50 anni fa, Marchionne e la Didi adesso.
Quindi l'aumento delle diseguaglianze nei paesi capitalisti, oltre a questi piccoli provvedimenti che può fare il settore pubblico per cercare di moralizzare, di abbassare i gap che c'è tra top e bottom, eccetera, si va in due modi: con un welfare universale veramente alla svedese, per cui gli studenti vanno fino all'università gratis, ci hanno i libri gratis, quindi un welfare che fa effettivamente, che consente quell'articolo 3 della nostra Costituzione, che, per cui lo Stato, è dovere dello Stato ridurre le differenze tra i figli dei ricchi e via dei poveri. Secondo modo, quello che diceva Enrico, la pressione fiscale, cioè le diseguaglianze si riducono con una politica fiscale progressiva, fortemente progressiva, con la tassa di successione per i redditi oltre un certo livello, per le aliquote del 40-50% per i redditi oltre. Ora, questi sono i due modi per ridurre le disuguaglianze, cioè guadagni da ricchi e poveri, riccamente ricchi e poveri. Di questo nessuno parla, perché tutti parlano, parlano di ridurre le disuguaglianze. Quindi l'Italia, cioè il primo fattore di declino economico dell'Italia è il fattore demografico, di cui nessun economista parla. Per fare questo bisogna fare una politica per i giovani, come ha fatto la Svezia, l'Olanda, l'Austria, che sono tornati da, erano 1,3 figli, sono tornati a 2, figli. La Francia sta a 2,1, hanno fatto una politica pro giovani, pro natalità, che ha fatto sì che la natalità anche nei paesi industriali ricchi, alcuni dicono di social, ah ma no, sai, i ricchi non vogliono fare figli, è che non è vero, perché in Svezia i figli li fanno, in Olanda li fanno, in Francia li fanno, perché ci sono delle politiche di sostegno alla famiglia che in altri paesi non ci stanno. E poi con una politica fiscale progressiva, tutti si riempiono la bocca, meno tasse, ma meno tasse per chi? I paesi che hanno meno del 30% di pressione fiscale sono quelli che non hanno il welfare pubblico, sono quelli che hanno la sanità privata. Chi ha la sanità pubblica, come tutti i paesi, quasi tutti i paesi del mondo, tranne gli Stati Uniti, il Messico, tra i 24 paesi dell'OCSE, tutti gli altri paesi che hanno un welfare pubblico universale o parauniversale, hanno una pressione fiscale superiore al 40%, bisogna dirlo, sennò come fai a pagarle? Come fai a pagare la scuola, i vigili urbani? C'è in America, ci sono più poliziotti privati che poliziotti pubblici, ora bisogna dirlo, se volete questo paese, allora certo, meno tasse per tutti, se invece volete un altro paese, allora bisogna fare una politica fiscale progressiva che consenta quella riduzione delle diseguaglianze che andrebbe a vantaggio pure dell'economia del paese. Chiedo scusa del... Grazie Nicola Cacace. Ora è il turno di Luca De Biase, che è giornalista, grande esperto di tecnologie, dirige l'inserto Nova 24 del Sole 24 Ore, prego. Buongiorno, grazie a tutti. Prima, mentre si faceva questo coffee break così produttivo, stavo parlando con un amico bravissimo di Google e gli ho chiesto: ma tu la mattina ti svegli e pensi quanti posti di lavoro hai distrutto o quanti posti di lavoro hai creato? E naturalmente questa è la domanda di fondo che ci stiamo ponendo noi, cioè questo cambiamento tecnologico produce più posti di lavoro o meno posti di lavoro, e in che tempi? Può darsi che alla fine dei conti si arrivi ad avere più posti di lavoro, ma i tempi possono essere devastanti per molte vite. Allora, se questa è la domanda, voi mi sentirete, perché il programma prevede che in questi due giorni mi risieda qua altre due volte, non voglio quindi dire tutto quello che penso in questo primo giro. Questo secondo giro. Il mio tentativo è quello di dire in questo primo intervento che cosa potremmo fare per impostare una risposta alla domanda: stiamo creando più posti di lavoro o ne stiamo distruggendo di più? Abbiamo sentito tra i discussant un tema di start-up, un tema diciamo di riforma culturale della finanza, che poi verrà ripreso in seguito, è un tema di patto generazionale, più o meno così in sintesi. Ho l'impressione che questo sia l'argomento numero uno, e voglio dire tre cose in questo primo giro. Il primo argomento è che fare questa ricerca, che fare questa
costruzione di prospettiva è parte della soluzione. Sembra sovrastrutturale, è strutturale. Noi, quando mio padre aveva la mia età, stavamo industrializzando il paese e i padri sapevano che i figli sarebbero stati meglio di loro. Prendevano qualunque sacrificio con gioia e forza, perché sapevano che i loro figli sarebbero stati meglio di loro se partivano dalla citata prima Calabria per andare a lavorare a Torino, in un posto più brutto, come casa, come lavoro. Lo facevano perché i loro figli sarebbero stati meglio di loro. La linea del progresso era scritta, era chiara. C'era l'autostrada, la Lambretta, le vacanze, lo stipendio, la scuola per i figli. Era chiaro che si andava a stare meglio. Quello che noi soffriamo in questo momento è che non lo sappiamo. La linea del progresso non è chiara e quindi fare questa ricerca o questo tipo di ricerca costruisce una sorta di risposta alla domanda: qual è la linea del progresso? Ci dà una prospettiva ragionevole intorno alla quale costruire un pensiero. Ora, quindi questo tipo di lavoro, e ringrazio chi l'ha voluta questa ricerca, è parte della soluzione. Senza avere una idea di prospettiva non troveremo la risoluzione. Questa è la prima cosa che vorrei dire. La seconda cosa che vorrei dire è che questa ricerca ci ha detto che il cambiamento fondamentale è che passiamo dalla società industriale, industriale a una società, nella ricerca si dice post-industriale, io tendo a dire economia della conoscenza. Che cosa ha di caratteristica l'economia della conoscenza? Che nell'economia della conoscenza il valore si concentra sull'immateriale che è contenuto nei prodotti. Fondamentalmente i prodotti vanno fatti sempre, però il loro valore, cioè la differenza tra il costo e il prezzo, è data da una cosa immateriale, che può essere la ricerca, lo stile, l'immagine, l'informazione, il senso di questi prodotti. La gente paga questi prodotti di più di quanto costano perché riconosce che trasportano un significato, un valore immateriale. Quindi il valore, che è poi quella cosa che fa i posti di lavoro, cresce con la cultura, cresce con la conoscenza, cresce con la ricerca, cresce con la diffusione dell'istruzione, cresce con la capacità di riconoscere quel valore immateriale, di generare quel valore immateriale. E non per niente, concludo questo secondo pezzo, ricordando giusto la copertina dell'Economist di questa settimana, che è in edicola adesso, che dice fondamentalmente, a fronte di qualunque discorso che stiamo facendo adesso sul lavoro e la difficoltà di generare nuovo lavoro nella grande trasformazione, c'è un fatto sicuro: l'investimento in istruzione è decisivo. Qualunque cosa si dica, quello è certamente positivo, perché le persone devono passare da una economia nella quale lavoravano secondo istruzioni date ripetitivamente, in modo appreso una volta per tutte, in una situazione invece nella quale continuamente devono apprendere, continuamente devono essere capaci di apprendere, continuamente devono essere inseriti in una dinamica culturale che trasforma il senso di quello che fanno, e devono capire che questo avviene. Dunque, qualunque cosa diremo d'ora in poi sulla questione del lavoro, il primo pezzo, la priorità numero uno è abilitare le persone, la cultura delle persone ad affrontare questa situazione. Se questo è vero, dato che poi di dati ne abbiamo tanti, ma l'osservazione principale rispetto alla creazione di nuovi posti di lavoro è abbastanza forte, nota e strutturata, la dice l'OCSE, la dicono in molti. Fondamentalmente la stragrande maggioranza dei nuovi posti di lavoro viene dalle nuove imprese. Le vecchie imprese, le grandi strutture tradizionali
tendono a non creare nuovi posti di lavoro, al massimo li mantengono, ma è difficile, di solito li perdono. I nuovi posti di lavoro sono fatti da nuove imprese, da molto tempo, non è adesso che succede. Quello che succede è che adesso le nuove imprese sono tipicamente nuove imprese innovative, le start-up, come si dice, come si è detto prima, fanno parte del sistema delle soluzioni. Saranno queste sufficienti a creare nuovi posti di lavoro per pareggiare quelli che si perdono? Per adesso no. Solo se queste start-up sono fatte per crescere molto, tendono a rispondere meglio a questa esigenza. Le nostre startup per adesso in Italia sono semplicemente delle piccole imprese innovative, non sono passate nella fase della grande crescita. Forse c'è solo Yux come esempio del nostro mondo, ma non è facile. E questo è il come dire, un punto di riflessione. Ci arrivo, lo riprendo alla fine cercando di fare la sintesi di quello che sto dicendo. Il terzo punto che mi interessa sottolineare, quindi primo, facciamo prospettiva, fa parte della soluzione. Secondo, rendiamoci conto che nella prospettiva lo shift importante, il passaggio importante è dall'economia industriale all'economia della conoscenza. Il terzo punto è, se noi pensiamo di poter fare nuovi posti di lavoro più di quelli che distruggiamo, dobbiamo pensare che ci sia qualcosa che cresce, ma questo qualcosa che cresce, sappiamo, non è il PIL. Perlomeno Cacace ci ha appena detto, non possiamo contare sul fatto che ci sarà una grande ripresa del 3-5-7% del PIL, non è quello generico che ci farà la crescita. Quello che ci farà la crescita sarà una definizione di ciò che migliora, che è più qualitativa che quantitativa. Noi vorremmo che i nostri figli stessero meglio di noi, ma non sappiamo valutare in che termini, in che senso stanno meglio di noi. Probabilmente staranno meglio di noi se riusciamo a definire degli obiettivi qualitativi, di qualità della vita, e non per niente tutto ciò che deve crescere, che vogliamo che cresca, ha a che fare con la qualità dell'ambiente, con la qualità della socialità, con la qualità dell'identità culturale, del lavoro culturale che facciamo. Quindi, fondamentalmente, se il PIL in generale non crescerà, noi dobbiamo far crescere la parte di economia che c'entra con gli obiettivi di vita e di qualità della vita che abbiamo, che sono cultura, socialità e ambiente, non c'è dubbio. Noi su queste tre cose siamo stati delle pippe in questi ultimi anni. E possiamo cambiare. Ora, come cambiamo? Cambiamo, l'ipotesi base è che l'abbiamo, che lo capiamo, no? Quindi facciamo questo genere di ricerche e assumiamo nella nostra progettualità questo tipo di prospettiva. La seconda ipotesi è che non lo facciamo e che quindi la tensione a fronte di questa situazione diventi troppo grande. Non è che le rivoluzioni non ci siano mai state, ce ne possono essere in futuro. Noi parliamo di questa trasformazione come rivoluzione, dal punto di vista industriale, tecnologico, ma le rivoluzioni politiche sono qualche cosa che avviene. Ora, secondo me, a fronte di tutto quello che ci stiamo dicendo, rendiamoci conto che uno scenario improbabile ma esistente è questo. Probabilmente non è la soluzione per la quale io conto e spero, però non possiamo non dircelo, perché la situazione non è più accettabile. Il 40% dei ragazzi che non lavorano è una situazione senza senso, inaccettabile, non accettabile. E se una cosa non è accettabile, prima o poi genera qualche cosa di clamoroso, di grosso, speriamo di no, ma di violento. Allora, che cosa questo ci impone di pensare? Ci impone di pensare che questa prospettiva verso il futuro sia assunta come cosa importante del nostro discorso politico, superando, facendo in modo che le cose importanti diventino più rilevanti delle cose urgenti.
Se noi continuiamo a vivere di urgenze non facciamo le cose importanti, se non facciamo le cose importanti lasciamo che qualcun altro decida per noi. L'Italia di fronte a questo è profondamente debole, noi stiamo competendo una competizione internazionale che è la grande chance che abbiamo, le nostre esportazioni che crescono, soprattutto crescono in euro e non in chili, quindi riusciamo a giocare nell'economia della conoscenza, ma stiamo anche un paese che non reagisce bene di fronte agli investimenti in cultura dei quali abbiamo bisogno, agli investimenti in una nuova socialità che stiamo lasciando deperire e agli investimenti nell'ambiente che negli ultimi tempi abbiamo posto in secondo piano rispetto alle priorità. Da questo punto di vista ho l'impressione che questa occasione, questo lavoro che Mimmo ha guidato con tanta maestria e che voi avete voluto sia l'inizio di una soluzione. Grazie. Grazie Luca De Biasi per il puntuale e interessantissimo intervento. Ora la parola alla professoressa Donata Francescato, psicologa e docente alla Università La Sapienza di Roma. Buongiorno, come sola donna del pannello io mi sono chiesta, e domani ne parlerò ovviamente di più perché nella diversity, la differenza di genere, quanto contino ancora in Italia, e ho deciso che sarei andata a esaminare, grazie a questo grosso rapporto, quali sono le possibili idee guida per cambiare, perché questo è il problema centrale. Il coraggio, ritrovare il coraggio di cambiare a livello individuale e a livello sociale. Allora cosa ho pensato? Che noi siamo in un paradosso, abbiamo un problema perché l'economia della conoscenza ha funzionato fin troppo bene, gli abbiamo dato il compito di creare macchine intelligenti, le hanno create così tante che secondo i diversi sondaggi ho il 49% di tutte le occupazioni, ho il 5% completamente, ho comunque il 9%, ho il 47%, comunque un grosso numero di occupazioni non ci saranno più. Ma attenzione, la buona notizia che finalmente mi ha sollevato un po' l'animo, perché ovviamente il rapporto è un po' deprimente, no? Allora, la McKinsey ha detto però non avverrà così in fretta perché costa troppo. Ho guardato cosa hanno fatto, hanno contato che ci sono 1.600.000 camionisti in America, ma che cambiare il parco di camion costava 3 trilioni di dollari, e per cui dice questo cambiamento avverrà per fasi, non produrrà un esodo di massa, proprio perché non ce lo possiamo permettere, non se lo può permettere nessuno. Questo ci dà del tempo prezioso per passare dall'economia della conoscenza, che per sua natura è, inventando la tecnologia, toglie posti di lavoro oltre che crearne, a quella che ha una base, ragazzi, infinita, l'economia relazionale, quella che punta a creare nuove relazioni. Guardate perché Facebook c'ha 1 miliardo di persone. Amici, dice, venite, create amici. Ma vi do un'altra notizia, per me sorprendente come psicologa. Hanno inventato 5 anni fa in America un servizio di incontro sentimentale più seri, non per trovare, diciamo, il contatto di una sera, ma per trovare rapporti. Un terzo dei matrimoni americani, delle coppie americane nel 2017 ha avuto incontri qui. Ci hanno creato nuove relazioni, un'economia che crea nuove relazioni. Pensate quanta gente è disperata per trovarsi il partner e non lo trova. Questi qui li ha aiutati a trovarli. Se volete poi più dettagli ve li ricordo. Allora, ma tutte, io mi sono fatta un studiello su quali sono le aziende che nel mondo stanno usando le relazioni per ottenere qualcosa, che qui spero che gli economisti vi spiegano cos'è, perché. Allora, Airbnb, quello che invita ad andare a casa tua per viaggio, dice so you can belong anywhere, cioè tocca il principio dell'appartenenza e sentirsi a casa. Il secondo, Slack, ha creato un servizio di internet su luoghi di lavoro che fa comunicare molto meglio le persone fra di loro e hanno già 4 milioni, nato nel 2009. Snapchat, 2011, ha creato un sito per teenager, 150 milioni già adesso. Tesla addirittura ha lanciato un proclama per trovare la macchina che no, e ha già ricevuto 363.000 persone, ha pagato $1.000 per avere la prima macchina che lui riuscirà a costruire. Spotify, lo sapete tutti, scarica per 40 milioni di utenti le canzoni, anche a pagamento adesso.
ma a me mi è interessato due o tre servizi che si chiamano Square e Venmo, che voglio esplorare, dal 2009 al 2000, tutti e due il 2009, hanno aiutato a cambiare, cioè a scambiare pagamenti finanziari tra le persone, per cui le banche non c'erano. L'altra cosa interessante è questo Waze 2008. Cosa hanno in comune questo qui? Waze è per fare 150 milioni di user e praticamente condividi i viaggi. Cosa hanno tutte in comune? Che questi qua sono andati ai loro siti, si sentono membri di una comunità e che si basano per cui le loro relazioni su qualità che soltanto gli esseri umani hanno per ora. Poi magari l'affective diciamo tecnologia riuscirà anche a parlare con i robot empatici, però il problem solving, la capacità di compassione, le creare fiducia e speranza, come cercando di fare io adesso, un senso di appartenenza e darsi scopi etici, è propriamente umano. Allora sta economia relazionale, quella che dobbiamo sviluppare, puntando sui beni relazionali o su componenti molto forti relazionali in qualunque bene troviamo. Allora, cosa ci vuole in Italia per cambiare? La svolta culturale, cioè, siccome noi siamo ricchi di aree problema, cosa possiamo fare? Cercare opportunità nelle aree problema. La prima, noi siamo agli ultimi posti, e io lo dico con tanto dolore, che sono un docente universitario che ha fatto formazione, lavoro con i drop-out tutta la santa vita, e siamo ancora qua, 20% di ragazzi non finiscono neanche le scuole superiori, e soltanto un misero 23% si laurea. Ok. Allora, noi abbiamo un problema centrale. Bisogna che i politici, per favore, date un segnale forte creando il Ministero del Benessere. Il Ministero del Benessere deve essere creato, che aggreghi le competenze attribuite, alcune delle competenze, ai Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dei Beni Culturali, dell'Ambiente e Florismo. Perché lo spiego? Bisogna rivoluzionare il modo in cui sono questi ragazzi, nostri ragazzi, imparano, sia i ragazzi sia quelli che poi devono trovare un nuovo lavoro. E cioè, le materie devono promettere tutte le materie, il percorso scolastico che va immaginato ed è già fatto in alcuni posti, come percorso d'aula, esperienza lavorativa e esperienze virtuali. La combinazione permette di sviluppare quello che loro chiamano i fondamenti fondamentali dell'umano, e cioè problem solving, creatività, cooperazione, ma anche capacità di continuare a imparare velocemente e soprattutto, questa è la chicca, sviluppare la curiosità, che è tipicamente umana e che permette. Come la fai questa in pratica? Io l'ho pensato e l'ho anche sperimentato. Praticamente non è più come i nostri studi tecnici migliori, hanno tutti delle piccole imprese o grandi imprese che mandano a fare, diciamo, stage. Ma questo è la nostra scuola adesso è una gabbia per i nostri ragazzi. Infatti le loro visioni sono dantesche, ma infernali dantesche, no? Paradiso. Cioè quando gli chiedi di fare un disegno. Ma perché? Noi, se per caso sbagli la scuola superiore, abbiamo la classe tana, dove tu rimani per 5 anni con la classe di persone che non ti piacciono. Ok? Questo è il nostro sistema, che non esiste nel mondo. Solo noi lo teniamo. Poi, se vai all'università e ti sbagli facoltà, perdi tempo e basta. Perché io sono qua, vi parlo da psicologa, dopo che in America mi hanno dato la possibilità di passare da lingue a studiare biologia, sociologia, antropologia, e finalmente ho trovato, all'età di 24 anni, un campo che mi piaceva. Cioè, hanno lasciato che sperimentassi. Qui l'Italia deve cambiare l'università, deve, se possibile, iscriversi a molte facoltà la prima volta, non una sola, quando la maggior parte non sa cosa vuole a quell'età. L'altra cosa, allora, per fare, devono fare esperienze didattiche guidate, cioè non è semplicemente fare esperienze di lavoro, ma di lavoro diverso dalla scuola che tu stai frequentando, in modo che tu fai soltanto adesso, che ne so, il classico, ti vai a vedere delle cose che hanno a che fare con i musei, altre cose, cioè che ti allarga a me quello che ha fatto a me, e io lo propongo per tutti perché è una cosa veramente che si può fare, che se li porti in giro, ragazzi drop out, e fai vedere tanti possibili mestieri, gli scatta qualcosa. E chi fa questo? Un chiudo territoriale per ogni distretto scolastico, questa è la proposta di legge che faccio qui, cioè che Questi tutor territoriali sono quelli che hanno il compito di dire: la scuola non è solo abbinata, sei uno scientifico con questa cosa qua, così i ragazzi vedono sempre la stessa manfrina fatta o insegnata, e possono abbinarsi invece a, che ne so, cooperative, servizi culturali, servizi sanitari, possono andare negli ospedali, possono cioè vedere prima di finire la scuola media superiore un sacco di professioni, ok? Questa è la cosa importante. L'altra cosa importante,
Tutti voi conoscete come sta aumentando il bullismo, cioè la violenza nelle scuole, perché ci stanno male, per cui diventano violenti. Allora bisogna fare educazione socioaffettiva che insegna a sviluppare quelle cose positive, ma anche a come gestire ira, rabbia, gelosia e invidia, che sono componenti della nostra umanità e vanno imparate a gestire. L'altra cosa è questa lettura dei territori. I nostri ragazzi escono dalle superiori, di solito non hanno idea cosa fare, anche perché non conoscono i loro territori, cioè non conoscono bene, diciamo, e non sanno esaminare i gruppi a cui appartengono, le organizzazioni a cui appartengono e le comunità locali virtuali a cui appartengono. E ormai ci sono gli strumenti, li hanno sviluppati gli psicologi, i sociologi, basta usarli. Ah, per cui, oltre a questa cosa qua, bisogna sviluppare moltissimo la parte online, il collaborative learning online. Il famoso Economist, che citava anche un collega qua vicino, venerdì ha fatto il numero di questa settimana dell'Economist, lo consiglio a tutti, perché hanno fatto un sondaggio sui migliori diciamo, programmi online per chi, per i lavoratori che hanno perso lavoro, che cercano lavoro o che devono trovare un altro lavoro. Ed è affascinante, io ho lavorato 10 anni con online e posso dire che ottieni dei risultati pari o meglio di quelli faccia a faccia, ma soprattutto questi sono programmi corti, mirati, con moduli che attraggono le persone che lavorano. Per cui questa è la grande priorità. La seconda problema italiano che viene fuori anche qua, l'ha appena detto lui, siamo vecchi, abbiamo così tanti vecchi, e beh, che i vecchi non sono un'opportunità di lavoro? Pensate a quanto si possono fare, chi si occuperà di fitness per gli anziani, chi si occuperà dei grandi anziani, con l'assistenza domiciliare e case di riposo. Si fanno programmi innovativi, per esempio ho suggerito triadi, non le badanti che continuano a cambiare, ma facciamo una triade che vadano d'accordo l'anziano, il parente e il vecchio, in modo che durino di più. Poi il co-housing, ci sono esperienze di co-housing, tutte queste cose qua che si possono fare. Ma soprattutto, mi piace che non c'è qui la ragazza dello start-up, ma se uno di voi ci vuole una start-up, io ho un'idea. Qual è la cosa che di sicuro non mancherà, visto che siamo così vecchi? A cosa ci prepariamo tutti, noi vecchi? La morte. E cosa manca in Italia? Un servizio laico di funerali. Io stessa, tutte e due cose. Nicola, manca il servizio laico, perché a Roma devi finirti a prenotarti un piccolo tempietto dove non raccogli quasi nessuno, a meno che non c'è proprio nessuno che ti vuole venire a salutare. Per cui, perché questo? Io l'ho imparato a Vanuatu. Vanuatu è un'isola, cioè un insieme di 80 isole, dove la gente ha una cerimonia di preparazione alla morte, che consiste nel fare una grande cena, una grande festa, col signore anziano che pensa che morirà fra breve, e dove, attenzione, non cosa fanno? Però, no, lo so che vi toccate tutti cose, ma toccate, ma toccate, è un'idea di startup magnifica, perché c'ha un pubblico certo. C'ha un pubblico certo. Allora, fatemi sentire, Vanuatu cosa fanno? Si mettono insieme e la persona che sta per morire si riconcilia e chiede scusa a chi ha fatto torti. È bellissimo, perché questo non farlo tutti noi, che abbiamo spesso rapporti cattivi, familiari, interpersonali, di lavoro. Questo chiedere scusa e perdonare, ovviamente, e prepararci alla morte, è un altro compito importante che le varie start-up potrebbero fare, e avrebbero dei clienti molto numerosi, ok? L'ultima cosa è la stessa cosa che ha detto Enrico, anch'io avevo l'idea di promuovere quella che si chiama la solidarietà intergenerazionale per diminuire gli scontri possibili, che potrebbe avvenire sì in famiglia, ma soprattutto per la famiglia, consiglio, curate i rapporti con i vostri nipoti, perché da vecchi vecchi saranno loro a potervi dare un po' d'aiuto, i vostri figli saranno troppo vecchi pure loro, per cui i nipoti sono la cosa fondamentale. Ho fatto una ricerca e confermato, i nipoti trattati bene dai nonni nell'infanzia, curati nell'infanzia con buoni rapporti, tendono ad aiutarli da vecchi, ok? L'altra cosa è, i vecchi possono fare un sacco di mentoring e, diciamo, ai giovani, per cui se hanno voglia di continuare a lavorare, oltre a pagare le tasse che ospitava il Mentana, possono però continuare a lavorare. In ultimo, questo vi farà ridere, ma quando io ero depressa ho detto, misericordia, qua mi diranno, come fai a fare queste cose in Italia, che è un paese di bassa fiducia nelle classi dirigenti, alta rivalità tra i gruppi dominanti, presenza diffusa di corruzione e infine di mafie? Beh, ho pensato, ma questo è un campo da lavorare. Mi è venuto in mente che Padrino,
e diciamo Gomorra hanno avuto una grande fortuna, e cosa hanno basato? Sul nostro patrimonio di esperienze negative. Noi siamo un paese ricchissimo di esperienze negative. Cioè, volete parlare di corruzione, volete parlare di terrorismo, volete parlare di stragi, di curiosità per morbose, per delitti speciali? Noi potremmo fare percorsi. Io qua propongo che venga dato, e lo propongo davvero ai 5 Stelle, perché i giovani siete voi, praticamente dobbiamo dare più spazio al turismo nero, l'ho chiamato. Turismo nero, che è un turismo esperienziale, per tutti questi morbosi ragazzi allevati a videogiochi che cercano giustamente, diciamo, di avere quelle che ho chiamato emozioni, emozioni che sono di sofferenza estetica, ecologica e affettiva. Cioè, quando vai in quei posti è un po' come andare ai campi di concentramento in Germania, no? Soffri un pochino, ma al tempo stesso dici: come sono fortunato che non sono nato qua. Ecco, praticamente io penso che questo qui potrebbe diventare un lavoro in molte province del centro-sud, che sono le regioni che hanno avuto più mafia, terrorismo, eccetera, e che potrebbero qui i ragazzi, non sto scherzando, sembra un'idea bislacca, ma è un'idea vincente, perché praticamente, grazie, qui mi spiace che non c'è più Mentana, grazie a tutto il porcile che ci viene messo in televisione, in cui ci sono sempre, sempre soltanto, you know, episodi guerreschi, diciamo, dove la morte regna da padrone. Domani tornerò, perché le vittime sono sempre donne, quasi mai, sempre. È molto importante, secondo me, che invece noi approfittiamo di queste mine, perché la nostra, è vero che sono i beni culturali, ma anche i nostri errori sono il patrimonio. Perché lo dico? Se guardate la cosa di corruzione mondiale, mica siamo gli unici paesi con questi problemi. C'è una metà dei paesi che potrebbe apprendere moltissimo dalle nostre serie televisive, sceneggiate, canzoni e soprattutto visite guidate. Io spero che di avervi un pochino dato un po' di idee, che si può veramente fare qualcosa, basta trovare il coraggio di cambiare. Grazie professoressa Donata Francescato per il puntuale e interessante intervento, grazie anche per il riferimento al caro estinto. E trattandosi del 2025 nomineremo una commissione presieduta dal professor De Masi per vedere se è andata fuori tema o meno rispetto alla ricerca. Va bene. Senta, andiamo avanti con il professor Becchetti, che a questo punto il compito si faccio un po' di commenti, tanto un po' di gente cancellerà le cene stasera per evitare equivoci, che siano equivocate come cene. No, scherzo, però volevo dire che anche su questo tema dei nostri grandi problemi a me piace ancora di più non solo, diciamo, il tour a vedere il fenomeno, ma anche chi crea un'economia cercando di risolverlo. Penso a tutto il filone dei beni confiscati, Libera, che è un filone molto molto bello di economia. E volevo però tornare su un po' di cose perché sono importanti anche per dare stimoli. Il professor Caracci ha citato due vie d'uscita interessanti, ma secondo me molto difficili. Beh, una, quella giapponese, dice: aiutiamo il lavoro facendo più debito, andiamola a dire in Europa, e credo che la via è sbarrata, ammesso che si tratti di una cosa che valga, sia utile fare. Invece è molto importante anche quello che lui diceva, cioè, e qui mi ricollego anche a Luca De Biase e agli altri. Quando noi diciamo le tasse forse non vanno abbassate, ma il sistema va reso più progressivo, il vero problema che un politico pensa immediatamente è: questa roba qui non è fattibile, perché oggi c'è un blocco culturale. Cioè la percezione del paese, qual è la percezione del paese? La percezione del paese è che il pubblico spreca, sul giornale c'è, se si parla di sanità non si parla del fatto che un euro in più investito in farmaci immuno-oncologici ci fa vivere un anno in più, ma si dice che l'euro viene speso per pagare la siringa 4 volte di più. Sono veri tutti e due i fenomeni, ma se io rappresento solo il secondo, l'idea è che lo Stato non serve a niente. E invece ci sono gli ospedali, ci sono le scuole. Questo è un paese incredibile. Guardate, l'altro giorno vi racconto un episodio, un parcheggiatore dello Sri Lanka, però italiano, comincia a parlare, dice: sai, io ho ricominciato a lavorare da poco, ho avuto un problema al cuore, ho dovuto fare un'operazione, ringrazio voi italiani, perché io ho fatto questa operazione gratis, se stavo nel mio paese entravo e morivo, entravo in un ospedale e morivo.
ed era commosso questa persona. Cioè noi abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari del mondo. Vi ricordate, vabbè, Amartya Sen, però insomma, quando lui è arrivato al Gemelli ha scritto questo articolo dicendo che è rimasto meravigliato di come la moglie è stata curata, eccetera, eccetera. Allora il vero problema è culturale. Cioè cosa raccontiamo noi dello Stato, del settore pubblico, della sanità, dell'istruzione? Lo sappiamo che oggi negli ospedali ci sono degli eroi, ci sono, io penso a dei reparti che conosco dove veramente un euro in più vuol dire alzare l'aspettativa di vita delle persone, e lo sappiamo che l'aspettativa di vita in media in Italia è diminuita di 3 mesi l'ultimo anno. Ancora stiamo studiando perché, se è un fatto demografico o se è un fatto che dipende da che fare i monitoraggi costa, e se non fai monitoraggi, esatto, i ticket e tutto qua. Allora c'è un problema culturale e c'è un problema di occhiali con cui noi leggiamo la realtà. Allora, quando noi abbiamo presentato il rapporto sulla felicità dell'ONU qui a Roma, abbiamo detto, guardate, con Jeffrey Sachs eccetera, guardate che il politico che pensa che aumentando il PIL rivince le elezioni sta sbagliando strada. E abbiamo fatto il caso dell'Irlanda, il caso del Regno Unito, il caso degli Stati Uniti. In Irlanda il governo è andato alle elezioni col 6,2% di tasso di crescita, la tigre celtica, tutta fuffa, perché se andate a togliere l'elusione fiscale diventa 3%. Se andate a guardare se la media della popolazione, la mediana, ha avuto più accesso a sanità, istruzione, la risposta è no. Quindi il voto degli elettori è stato un voto razionale. Quindi la prima cosa che i politici devono fare è misurare il benessere in modo multidimensionale. Io faccio l'esempio di Ambrogio Lorenzetti, 1338, affresco del buon governo a Siena, e vedete che sono rappresentate una serie di cose, di cui la vita di relazioni, eccetera, eccetera, la sicurezza e tutto quanto. Allora, qui l'Italia sta all'avanguardia, dobbiamo continuare. Sono 4 anni che abbiamo il BES, abbiamo costruito 134 indicatori. Io ho presentato insieme con altri colleghi al Senato il BES delle regioni, è interessantissimo, perché ci sono, lasciamo perdere le euro, tutte queste cose qua, perché ci sono delle regioni italiane dove c'è capitale sociale, dove c'è buona amministrazione, dove le fondazioni e le banche restituiscono la ricchezza al territorio sotto forma di dividendi sociali, e ci sono delle regioni dove tutto viene distrutto. Qual è il segreto della ricchezza delle regioni e come si misura questo benessere multidimensionale? È aumentato o è diminuito dopo la crisi finanziaria globale, dopo la riforma dell'articolo 5, 117, eccetera? Quindi ci sono tutta una serie di cose fondamentali, ma la base di tutto è, e qui sono contento che abbiamo fatto dei passi avanti, la legge che avete approvato anche voi. Misuriamo il documento di economia e finanza sulla base del BES, ma non perché ci interessano delle robe per i poeti e per il benessere questo, benessere questo sostenibile, non perché siamo dei poeti o degli artisti, ma perché il benessere e le decisioni di voto dei cittadini dipendono da dipendono dall'accesso alla sanità, dipendono dalla qualità dei servizi, dipendono dalla qualità di vita e relazioni, dipendono dal lavoro, dipendono da quello che vedono dalla finestra, quando aprono una finestra, paesaggio, patrimonio culturale, fondamentale. Quindi questa storia del BES bisogna insistere, è importante che l'abbiamo fatto, capire i problemi del BES regionali e misurare la soddisfazione di vita dei cittadini. Anche perché altrimenti così cambiamo anche un po' il modello culturale che abbiamo del ruolo dello Stato nell'effettuare questo. Una cosa che invece penso ne parleremo domani, quindi faccio solo il titolo, ma domani ne parliamo, cioè qui l'emergenza numero uno del paese. L'altro giorno una puntata alla radio bellissima di interviste a persone che stanno alla Caritas, che vanno alla mensa Caritas, cioè l'emergenza numero uno di questo paese è creare una rete di sicurezza, di protezione per le persone che cadono in povertà. Sappiamo, ci sono varie proposte, voi avete una proposta, il PD ha un'altra proposta, ma bisogna arrivare prima possibile a una copertura universale, come esiste anche in altri paesi, una copertura più seria di quella che c'è oggi. E poi è anche interessante entrare nel come, perché qui ci sono tutta una serie di questioni molto interessanti sul come si deve fare. Voglio, e perché c'è tutto il problema della, secondo me, della dignità della persona, che è fare qualcosa, non ricevere semplicemente un obolo, quindi essere in condizione di fare qualcosa di utile anche per gli altri. Due battute solo sul fatto della demografia. I dati li sappiamo quali sono, è stato detto. Il benessere di molti paesi dipende ovviamente dalle politiche sulla famiglia, aumentare il tasso di fertilità eccetera, ma nell'immediato c'è bisogno anche di forza lavoro giovane che viene dagli stranieri. L'anno scorso l'Italia ha perso 180.000 persone, 180.000 differenza nati morti, sostituiti da 40.000-50.000 migranti.
Abbiamo una percezione degli stranieri favorita dai media, a cui piace far vedere il collo di bottiglia, no? C'è la nave che arriva piena di gente, ma pensate quanto è grande l'Italia. Ci sono paesi, un collega, un mio caro amico che è assessore a Cagliari, il problema della Sardegna è lo spopolamento dei paesi, cioè la loro battaglia numero uno, quotidiana, dei comuni italiani, sono spopolati, è chiaro che se fai vedere la barca carica di gente, ma pensate che è come far vedere l'aeroporto pieno di persone, la stazione piena di gente, ma quella gente poi si distribuisce sul territorio. Vogliamo dire che gli stranieri pagano 5 miliardi di contributi più di quelli che ricevono? Vogliamo dire che hanno un tasso di occupabilità più alto degli italiani? Vogliamo dire che i posti di lavoro non sono sostituibili? Avete mai provato a trovare un badante italiano? Io non l'ho trovato. Magari ci sta, però io non l'ho trovato. Adesso voglio dire, non c'è questa incompatibilità tra lavoro italiano e lavoro straniero. Avere più giovani, avere persone più dinamiche che creano impresa fa bene a tutti. Tutti i paesi del mondo, Irlanda, Stati Uniti, sono cresciuti attraverso ovviamente flussi migratori gestiti, controllati, ma non bisogna ovviamente lavorare pure su questo. L'ultima cosa è una provocazione, abbiamo visto che la via giapponese è difficile, ma difficile qui trovare vie d'uscita a breve. C'è una via d'uscita a breve. L'altro giorno c'è un articolo su Repubblica bellissimo su questo, non ci piace probabilmente. C'è un paese vicino a noi che sta nell'euro, che è come noi, che ha avuto un aumento enorme del PIL e del tasso di occupazione, che l'aveva a livelli disastrosi. Cosa ha fatto? Ha flessibilizzato completamente il lavoro. Cioè ha detto, vabbè, dobbiamo competere con lavoratori a basso costo dei paesi del sud del mondo. Nell'immediato che cosa facciamo? Basta, puoi fare un contratto di 3 giorni, 1 mese, 2 mesi e ti posso licenziare quanto voglio. Gli spagnoli hanno fatto questo. Ripeto, noi diciamo non ci piace, però a me è venuto in mente una cosa e torno al discorso dell'intervista alla Caritas. Una persona mi ha detto, dice, quando cadi in povertà è quasi impossibile riemergere, ha detto. E a me è venuto in mente, ma se abbiamo un mondo del lavoro ingessato dove ci sono solo contratti di serie A, ma quale imprenditore offre un contratto di serietà a quella persona che sta alla mensa della Caritas, che poi gli costa tantissimo mandarlo via, eccetera? Allora, io ripeto, sono il primo a dire voglio dignità del lavoro, voglio il massimo, ma ragioniamo se in questo momento strategicamente ci conviene aumentare o ridurre la rigidità del nostro mercato del lavoro. Ragioniamo a 360 gradi. Grazie professor Becchetti. Bene, abbiamo finito la prima tornata di interventi, sono le 12.30 circa e quindi abbiamo mezz'ora di tempo per eventuali domande e brevissimi interventi. Io pregherei per svolgere questa operazione in modo ordinato, coloro che vogliono intervenire di alzare la mano in qualche modo, di coordinarsi, ecco, sarà piuttosto insomma non in modo qualcuno alzare la mano, e prego i nostri relatori di prendere nota di coloro che interverranno in modo da poter poi rispondere a seconda delle proprie competenze, e prego chi interverrà di dire nome e cognome e se ritiene, anche in questo caso solo se ritiene, qual è la sua occupazione. Allora, sarà un po' complicato perché ho visto diverse mani alzate, quindi io farei così, parto dalle file più avanti e poi vado avanti con le file più indietro. Mi raccomando, io pregherei domande e non interventi, so che siamo in Parlamento e quindi c'è una certa inclinazione a fare interventi, però cercherei di limitare. Allora, se parto dalle file, la prima mano che ho visto è qui del onorevole. Prego. Ma sono velocissimo, innanzitutto Alfonso Pecoraro Scani, ho fatto qualche cosa tipo il ministro, adesso insegno all'università e insegno le lauree magistrali di turismo, territorio, sviluppo locale a Milano Bicocca e a Roma Torre Vergata. E la domanda e l'intervento sollecitato anche dal mio amico De Masi è il tema del turismo. Al di là del dark tourism che anche ad Auschwitz fanno, però da noi sarà più turismo esperienziale, spero. E noi abbiamo una grande potenzialità e questo paese, si usa una frase che si dice sempre, questo paese potrebbe vivere solo di turismo, che sono tra le tante frasi fatte all'italiana. Poi di fatto non si fa niente sul turismo, non ci sono investimenti, non c'è una strategia turistica, adesso è uscita la mezza strategia turistica nazionale.
Ma oltre all'export, noi abbiamo una grande potenzialità di un'attività che non è delocalizzabile, che è l'attività turistica, che è fatta in modo sostenibile, a parte Airbnb, eccetera, ha una potenzialità enorme. Nella nuova dimensione del lavoro, riusciamo a valorizzare, a capitalizzare questa opportunità, visto che in tutte le statistiche mondiali l'Italia è sempre il primo paese dove uno vorrebbe andare. Poi non ci sono i collegamenti, quindi non ci va. Mi pare chiarissimo. Però è importante, grazie. Grazie. Nella seconda fila c'è qualcuno? Prego. Buongiorno a tutti, io sono Lucia Vergaglia, faccio l'avvocato e sono consigliere comunale a Orvieto. Allora, nella lista delle nuove tipologie e dei nuovi insomma campi dove si può cominciare a operare, non so se mi sono distratta o se è stato menzionato il campo della proprietà intellettuale, i beni immateriali. In particolar modo io ritengo che uno scenario futuro possa essere quello proprio delle privative come tutela, mi riferisco chiaramente a brevetti e marchi. Vorrei un'opinione di questo illustre parterre, insomma, se la mia intuizione, insomma, o anche un minimo di esperienza sul campo possono avere un riscontro. Grazie. Grazie molto. I nostri relatori stanno prendendo nota. Prego. Grazie, buongiorno. Filippo Gallinella, deputato Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato di interventi, il dottor Cacace ha parlato, ecco, di interventi pubblici per far ripartire il mercato del lavoro. Concordo con la politica keynesiana, ma il problema è che noi non abbiamo più una moneta come Stato, quindi secondo me da lì bisogna ripartire. Volevo un'opinione, ovviamente. Grazie, grazie soprattutto per la brevità della domanda. La terza fila, vediamo un po'. Ecco, nella terza fila vedo questo signore qua, prego. Benito Castorina, Meetup 5 Stelle di Latina, geopolitico. Praticamente io la cosa che voglio dire è che in tutto par che ci sfugga di mettere al centro la persona. Mettendo al centro la persona si risolvono tutti i problemi di lavoro, problemi politici, problemi sociali. Allora io partirei solo un minuto e mezzo, due minuti. Dobbiamo riempire di contenuto le parole. Democrazia è una parola o vuota o troppo piena di sangue di sangue dell'intera umanità. Negli altri sistemi, le monarchie, le dittature, gli imperi, c'era un microcosmo che era la famiglia, che poi si espandeva sino ad arrivare al governo del sistema. Adesso nella democrazia non c'è quel microcosmo che si amplia sino ad arrivare a costruire la democrazia. Allora io un'idea di questo tipo ho avuto, che la famiglia può essere la famiglia democratica, potrebbe essere una famiglia dove ogni membro della famiglia è la famiglia e la legge è il bene comune. Questo sistema si amplia sino ad arrivare al governo del sistema, sino ad arrivare al governo del mondo. Per cui ogni essere umano è l'umanità e quindi è la legge è il bene comune. Allora, con questo sistema, diciamo, il paradigma cambia, vuol dire che anche nel lavoro, nell'impresa, ogni membro dell'impresa è l'impresa, l'operaio, il tecnico, il proprietario, l'economo, e la legge è il bene comune, per cui non occorre più l'impiego sicuro, perché a quel punto ogni membro, cioè chiamiamo membro e non membri quelli dell'impresa, perché è un corpo unico, cioè anche cambiare il nome, questi termini è utile per come per, bene, grazie. Mi pare che il concetto sia abbastanza chiaro. Una cosa solo dovrebbe aver più tempo per approfondire, perché piuttosto a questo modo raggiungiamo pure l'eternità, perché sino a quando c'è un essere umano vivo noi ci siamo e quindi siamo eterni. Ho finito, bene, grazie. Quindi non è della linea del caro estinto della professoressa, va bene. Allora c'è soltanto una cosa tecnica: non tenete il microfono troppo vicino alla bocca, perché altrimenti fa dei frusci, bisogna stare a una decina di centimetri, mi dicono gli addetti, eccetera. Allora siamo alla quarta fila, no, quella è la quinta, quarta, ecco, c'è questa signora qua.
prego. Allora, è la quarta, abbiamo fatto la terza, adesso facciamo la quarta. Io sono veramente molto perplessa dagli interventi della dottoressa Francescato. Nome prego. Margherita Salice, giornalista. La dottoressa Francescato e il dottor Becchetti hanno fatto degli interventi. Io mi rendo conto che non sono tutti della linea del movimento, perché sono stati anche chiamati a esporre la propria idea senza essere obbligatoriamente in linea col movimento. Però il movimento in effetti mette al centro la persona e la felicità della persona, la realizzazione della persona. Quest'idea di sfruttare la negatività a me fa un po' paura. Io penso al PIL di cui parlava un ex premier, che diceva che dovevamo inserire il gettito di prostituzione e droga. Ecco, campare sui problemi non è proprio quello che vorremmo. Noi vorremmo risolvere i problemi, no? Grazie. Quinta fila, aspetta. Allora, quinta fila abbiamo, sì, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, io devo fare appello veramente alla vostra sensibilità, brevi, perché altrimenti non c'entriamo tutti. Questo è il. Quindi cominciamo da qua, prego. Buongiorno a tutti, sono Candido Balucca, sono un attivista critico. E mi fermo qui. Vorrei dire che questo è un grande convegno, perché sposta il dibattito che c'è in questo momento nella nazione sul problema vero delle persone e della nazione tutta. Trovo che fino adesso i relatori siano stati piuttosto accademici e meno probabilmente vivano meno tra la popolazione del ceto medio-basso. E una cosa rilevo e chiudo. Ho sentito la giornalista ha rilevato una cosa, pur non essendo del Movimento 5 Stelle. In tutti gli interventi si dimentica la persona. Parliamo della tecnologia, che la tecnologia sostituirà l'uomo, che non ci sarà più il lavoro, eccetera, eccetera, ma le persone come individui dove le mettiamo? Grazie. Ecco, se lei crede di aver espresso compiutamente il suo pensiero, non è ancora. Devo finire. Deve finire però compatibilmente con gli altri. Deve finire compatibilmente con gli altri. Sono abituato a usare il microfono. E io sono abituato a dirigere queste circostanze. Le dicevo, in tutto questo manca l'economia, cioè dove prendiamo i soldi. Va bene, grazie. Grazie. Ecco, prego, l'altro signore lì, uguale a quello che ha appena parlato, che ha diritto ora di parlare. Prego, lei qui sul margine. Si schiaccia. Allora, c'è scritto SPEAC. Un minuto per ciascuno, per favore. Allora, diamo un minuto per ciascuno. Sono l'architetto di Masi Franco, attivista del Movimento 5 Stelle, e ci tengo a precisare che sin dal 2014, essendo un architetto, essendo stato sempre messo da parte nel momento in cui c'erano i politici sulla ecosostenibilità dell'ambiente, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla salvaguardia dei centri storici, ancora oggi il Movimento 5 Stelle, e ne faccio merito, porta avanti questi bellissimi discorsi. Non capisco come gli accademici che ci hanno preceduto ancora stanno rivalutando le vecchie concetti. Ci dobbiamo svegliare. Per favore, dateci una mano affinché il Movimento 5 Stelle cambi l'Italia nel senso innovativo. Grazie. Grazie a lei, grazie per la brevità. Prego, sempre sulla quarta fila. Buongiorno, Giuseppe Gozzo, segretario nazionale di un'organizzazione confederale sindacale.
Una battuta e due considerazioni. La prima battuta è: io non mi meraviglio onestamente che l'abbia fatto il Movimento 5 Stelle, uno studio di questo tipo, ma che fino ad oggi non l'abbiano fatto gli altri partiti. Due considerazioni. Sicuramente il nostro paese ha sofferto per oltre 20 anni di una mancanza di politiche industriali e dico anche di politiche del lavoro, e quindi tutto quello che va in una direzione che è questa qui è quanto mai apprezzabile. Le politiche invece dell'istruzione, visti i risultati che tutti abbiamo capito e che ben conosciamo, direi che sono state fallimentari. L'ultima considerazione: è chiaro che la sfida che la globalizzazione ci porta è quella della, in qualche modo, dell'eliminazione dei posti di lavoro, una delle sfide, e quindi quella diventa anche sfida politica fondamentale. Ho sentito parlare di alcune proposte, perché poi credo che dall'analisi sia fondamentale andare verso la proposta. Ne cito tre di possibili suggestioni sui quali sicuramente si deve si potrebbe e si deve riflettere. Brevemente, e finisco, prego. Ho finito. Una sicuramente è il reddito di cittadinanza, visto non tanto come strumento di welfare ma come strumento di coesione sociale quando mancheranno milioni di posti di lavoro. Due, la riduzione degli orari di lavoro, non se ne parla più, ma può essere un percorso. Tre, ho sentito parlare del TripAdvisor, c'è una proposta, una label, la label si dice in Francia, che in qualche modo premia la sostenibilità e l'eticità delle aziende, e noi potremmo in qualche modo introdurla, stiamo provando di farlo, a partire da aziende call center che già operano nel nostro sistema. Grazie molto. Grazie. Sulla quinta fila abbiamo, ecco, questo signore qua in margine. Salve, sono Galli Tommaso, ho 41 anni, 3 figli e mi occupo di anestesia e rianimazione e soprattutto del futuro dei miei figli. Ho delle domande nello specifico di ciò di cui si è discusso oggi qui in questo interessantissimo convegno. Nello specifico mi chiedevo, dal lavoro del professor De Masi, mi interessava molto, tra le prime diapositive, il fatto di annotare come la popolazione sia crescente. Si passava da 3,4 a 3,6 miliardi di persone in soli 7 anni, e questo rappresentava solo la metà della popolazione. Quindi si evince che c'è uno 0,4 miliardi di persone in aumento in 7 anni. È conciliabile questo con un'economia sempre crescente, un pianeta che ha delle risorse limitate, confinate, con una popolazione che cresce sempre più? In più abbiamo parlato dei buchi demografici, cioè della difficoltà dei paesi occidentali di avere nuovi nati, ma allo stesso tempo questo va conciliato con la richiesta, l'esigenza di una maggiore, sempre maggiore longevità. Questo è fattibile, è conciliabile con un'economia sempre crescente? Forse va ripensato l'approccio alla morte delle culture occidentali rispetto a quelle magari orientali, dove c'è un altro approccio alla morte. In più si è detto nuovi posti di lavoro, chi saranno, che tipologie di persone saranno quelle che accederanno al mondo del lavoro nel futuro? Abbiamo visto che vengono identificate persone dotate di empatia, di capacità di essere leader, di capacità di problem solving, di multinazionalità. Quanti saranno questi, mi chiedo? E quindi è possibile risolvere il problema del lavoro su scala nazionale? Non lo so, è una domanda che pongo a voi. L'equilibrio di cui si è parlato del lavoro tra il mondo occidentale e il mondo orientale, cioè il fatto che c'è questo scarto, no, tra il costo del lavoro e che questo produce problemi da noi, forse va architettato di comune accordo e bisogna fare in modo che questo equilibrio si raggiunga più rapidamente, perché i tempi sono corti, no? La ringrazio, guardi, ne ha fatte già abbastanza, mi pare che possiamo proseguire con altre persone, prego. Salve, mi chiamo Patrizio Nicola, sono docente di sistemi organizzativi complessi alla Sapienza. La mia domanda è semplicissima: e nel frattempo? Grazie.
Allora, sesta fila, settima fila. Lei si è aggregata perché non era. Adesso aspetta il turno. Settima fila, prego, lei. Che quelli della sesta l'avevamo già fatto. Perché? Così si sente? Sì, adesso sì. Sì, mi chiamo Antonio Caracciolo, sono un filosofo del diritto da poco in pensione, anch'io sono un attivista 5 Stelle, ma di quelli reintegrati dal giudice. Io non ricordo l'età anagrafica del professor De Masi, ma credo che abbia qualche anno più di me, perché mi ricordo da lui quando ero studente a Scienze Politiche. E la generazione di quegli anni, quella del mitico 68, e ricordo che un punto ce l'aveva ben chiaro in testa, tutti quanti, e cioè che è la politica che governa l'economia. E due generazioni dopo mi pare che qui succede che l'economia è quello che governa tutto quanto. E quindi mi pare anche che le nostre analisi di stamattina sono tutte quante nella logica del sistema economico attuale. In pratica il problema che la ricerca deve risolvere è quella di dare un paio di mutante a chi non ce l'ha. Ecco, questo mi pare che sia una... E il Movimento 5 Stelle con Beppe Grillo mi pare che si sia fatto un titolo di merito aver evitato un 68. Io non so se questo sia un merito o un demerito. Noi siamo qui al Parlamento, va bene? Questo Parlamento nasce dalla Rivoluzione Francese, come tutto quanto lo Stato moderno dall'Ottocento in poi, che era una cosa violenta, ma aveva una sua legittimazione. Quindi, quando parliamo del problema della violenza, non piace a nessuno. Ma stiamo attenti a quello che diciamo. Si è incominciato con Rothschild. Io Rothschild lo vedo dietro a quello che è successo in Libia. Non so se adesso in Libia, dopo col post Gheddafi, stanno meglio dopo che Rothschild si è interessato lì di quello che succedeva in Libia. Grazie, grazie, molto gentile. Allora, sulla sesta fila chi ci abbiamo? Mani alzate, prego, chi vuol fare domande o intervenire. Adesso, allora posso recuperare la signora della sesta perché non ce ne sono tantissime, prego. Sono Briotti Maria Dora e sono un'artista. Io volevo fare una domanda molto semplice: quale strategia si pensa per operare un cambiamento? Solo tanto politica o ci sono altri mezzi? Cioè, serve una classe dirigente, serve un'elite? La strategia è solo politica? C'è un metodo, si pensa a un metodo per poter andare avanti, perché il cambiamento deve essere pensato, deve essere discusso. Grazie. Allora, di qua non abbiamo nulla. Qui chi c'è? Mani? Allora, questo signore lì con gli occhiali, che è la fila più prossima a noi. Buongiorno, sono Luigi De Leonibus, è un meteorologo, un fisico in pensione. La mia domanda è... sono due. Perché si è adottato un metodo cartesiano, che è questo Delphi, che sappiamo che porta a delle conclusioni che sono sempre conservative, e non si cita un metodo dialettico? Secondo, perché viene considerato come dato naturale questo sistema economico che si basa sul capitale e sul profitto, quando nel contesto dei 5 Stelle abbiamo come primo elemento della politica e dell'economia, come conseguenza della politica, la persona. Grazie. Grazie a lei. Mani, prego, aiutatemi con le mani, per favore. Allora, di qua non vedo più niente, qui non vedo nulla, tranne... Allora, saliamo di una fila, questo signore qua, prego, il più prossimo ai banchi. Mi chiamo Giancarlo Di Paola, sono un genero, perché ho tre suocere, tutte e tre vive, e dunque creo ricchezza. Volevo fare i miei complimenti a Donata Francescato, perché... Non ho ben capito la sua professione. Genero. Ho tre suocere e creo appunto ricchezza in questa maniera. Detto questo, volevo fare i miei complimenti a Donata Francescato. Il leader è Beppe Grillo, per cui qualche battuta ce la possiamo permettere. Ripeto, volevo fare i miei complimenti a Donata Francescato perché ha introdotto l'argomento della sharing economy. Ci ha citato questo, che risponde alla domanda del signore che mi ha preceduto, cioè nel frattempo. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Qui mani, per favore.
Sì, prego. Prego, lei. Sì, Alberto Procopio è biologo. Il nostro è un paese eterodiretto, pertanto tutte le scelte che dobbiamo prendere non sono scelte libere, dobbiamo sempre obbedire a dei diktat di potentati, quindi fino a che noi non saremo sovrani del nostro paese in tutti i sensi, non ne verremo a capo né col mondo del lavoro né in altri ambiti, pertanto dovremmo al più presto uscire da questa abnorme, secondo me, situazione di assoggettamento ai sistemi di potere e diventare di nuovo liberi di scegliere le nostre politiche, le nostre economie e così via. Grazie, grazie, grazie. Mani? Allora, chiudiamo con questi ultimi tre interventi. Uno, due, tre, quattro interventi. Stop. Grazie, la signora, prego. Buongiorno, volevo ringraziare il Movimento 5 Stelle per l'invito e per l'occasione che ci è data di ascoltare queste cose. Sono Ornella Petillo, segretario confederale dell'UGL, Confederazione UGL. Una domanda secca e abbastanza semplice, visto i tempi. Non si è parlato di gender gap, non si è parlato di lavoro femminile, è stato accennato dalla dottoressa Francescato un attimo. La domanda è questa: quale futuro per le donne, per il lavoro e soprattutto se si potranno mettere in linea con quello che è la retribuzione degli uomini? Grazie. Grazie, allora gli ultimi tre interventi, prego. A te, signora. Buongiorno, Federica Latri, professionista non occupata. Sto frequentando un master universitario sulla gestione dei beni confiscati alle mafie a Bologna e solo una segnalazione, il master ha messo in luce il valore dell'economia legale all'interno del valore del PIL nazionale e investimenti massicci nei settori del turismo, per esempio della grande distribuzione, che i supermercati, ed è un dato che quasi nessuno segnala o comunque di cui si occupa, dove c'è un altissimo tasso di occupazione, tutta in nero, tutta fuori regola, ma molto importante, e sarebbe auspicabile che venisse preso in considerazione. Grazie. Molto brevemente, per favore, queste ultime due domande. Vabbè, tre, uguale, vabbè. Tre stop, io li vedo, uno, due, va tre, bene, perché non abbiamo più tempo. 30 ci secondi. Chiudono gli usceri, sì. No, i commessi ci chiudono la stanza. 30 secondi. La domanda è anche un'osservazione, soluzione ai problemi, come Mentana in qualche modo ha cercato di preannunciare. Non si è parlato, ma si potrebbe parlare molto, dei rifiuti che io chiamerei usato, e questo è un settore promettente. In Italia, soprattutto dove si producono molti, diciamo, rifiuti o usato. L'altro è, non ho sentito parlare di questo, quindi chiederei se questa è una, c'è una conferma. Oltre all'immigrazione ci sono le adozioni. Io ho aspettato 3 anni per un'adozione, sono architetto, architetto maiorano Giuseppe. Ci sono colleghi architetti che stanno facendo questi percorsi molto lunghi, dove vengono valutate tutte, anche il DNA, che mi sembra un po' esagerato. Grazie. E ultima, sì, ultima cosa, ho detto due settori, ce ne sarebbero un altro da cui vengo, dagli ordini architetti di incontro di ieri, è la messa in sicurezza del territorio. È un, non solo è promettente, ma ci hanno anche promesso degli aiuti finanziari. Grazie. Esatto. Non so se... No, grazie, molto brevemente perché... Allora, Franco Fragasse, giornalista, volevo chiedere a proposito della BES, su che base viene calcolata, almeno quali sono i parametri principali, come può interagire con la finanziaria, la costruzione, insomma, del nostro bilancio. Volevo brevemente fare un complimenti alla Francescato per l'introduzione del tema del turismo nero, perché purtroppo credo che sia si sia persa la memoria delle cose che non hanno funzionato, gli errori che sono accaduti in questo paese, e senza memoria non si può costruire nessun futuro che abbia un senso. Grazie, valido. Grazie. L'ultimo intervento, poi così ascoltiamo i nostri relatori e ci congediamo.
Salve a tutti, sono Luigi Gallo della Commissione Istruzione, deputato, e pongo la questione della formazione e dell'istruzione che è emersa nel dibattito di stamattina. Due idee che sono nelle proposte di legge del Movimento 5 Stelle, su queste due idee volevo l'opinione dei relatori. Uno, equip formative territoriali con i pedagogisti, educatori, ricercatori, professori universitari a supporto delle scuole, delle reti di scuole, e seconda una scuola che una scuola e un'università che si prova nel reale, quindi con un esercizio tipo di service learning, cioè apprendimento a servizio della comunità, e quindi fare un apprendimento che è anche ricerca, se questi sono modelli che all'interno, diciamo, di questa visione si sposano e possono essere promossi. Grazie, bene, vi ringrazio, scusatemi per ho dovuto fare un po' il cerbero, però siamo riusciti a rimanere entro i tempi stabiliti. Allora invito i nostri quattro relatori, che sono persone di pensiero e quindi ciascuno di loro si saprà riconoscere gli argomenti nei quali è stato tirato in causa o coinvolto, e ripeterei l'ordine di prima: Cacace, De Biase, Francescato, Becchetti, per chiudere entro, diciamo, un quarto d'ora, 20 minuti con tutti. Prego, Cacace. Pecoraro Scario, è che il turismo è l'industria che dal dopoguerra a oggi, il cui fatturato è cresciuto di più tra tutte le altre industrie, compresa quella informatica digitale, 4-5% di crescita reale l'anno, anche negli anni di crisi. Quindi è le previsioni, siccome saranno milioni di cinesi, milioni di vietnamiti, milioni di indiani, che prima no, le previsioni sono ancora più ottimistiche, è una delle poche settori economici del mondo le cui previsioni di crescita sono molto alte. L'Italia era il primo paese turistico d'Europa 40 anni fa, adesso è diventato il terzo, c'era la Francia e Spagna che ci hanno superato. Cioè, mentre questo fatturato del turismo cresceva continuamente, noi abbiamo continuato a mantenere i nostri 10 miliardi di euro di incremento netto di bilancia commerciale tra italiani, tra uscite e tra entrate. Cioè, mentre gli altri paesi aumentavano perché partecipavano a questa torta crescente del turismo, l'Italia invece aveva una fetta sempre più piccola. Quindi c'è molto da fare, certamente in Italia ci sarebbe da fare molto, naturalmente c'è un problema di organizzazione, eccetera. Dove prendiamo i soldi, deputato 5 Stelle, interventi pubblici oppure per occupazione, con quale moneta, dove prendiamo i soldi? Dunque, parliamo dell'Italia, è che in Italia il convento è povero, ma i monaci sono ricchi, cioè la ricchezza, quindi lo stock di ricchezza degli italiani è tra i più alti d'Europa. Mentre invece il debito pubblico, quindi c'è l'Italia, i soldi ci stanno in Italia. Infatti, quando i tedeschi ci rinfacciano, ma anche il presidente della banca tedesca dice: ma come, voi c'è una ricchezza per abitante che è più alta di quella tedesca, loro dicono con certi sistemi di calcolo, perché non chiamate a contribuire queste persone che hanno qui parliamo quindi non di salari e stipendi, parliamo di ricchezza, la ricchezza sarebbe quella edilizia e quella finanziaria. Quindi perché non chiama? È il discorso della patrimoniale, qui in Italia l'hanno fatto De Benedetti, l'hanno fatto Abete, l'hanno fatto dei insigni banchieri di destra, di sinistra e di centro, però c'è stata questa fobia, c'hanno paura, a sinistra c'ha paura di parlare di questa cosa, quindi anzi questo è il discorso che a sinistra, il problema della politica fiscale progressiva, come dice la nostra Costituzione, è fondamentale se vogliamo che in questo paese si riducano le diseguaglianze che crescono. Gozzo, sfida alla globalizzazione, reddito cittadini o riduzione di orario. Questa della riduzione di orario è un discorso che va ripreso. I nostri bisnonni lavoravano
6 giorni alla settimana, 10 ore al giorno, senza ferie, senza maternità. Era, cioè, l'orario calcolato al principio del Novecento, si parla di 3.000 ore annue. Noi fino nel 1970 c'è stato il punto più basso, con gli ultimi contratti che hanno portato a riduzione di orari, il sabato libero, le 40 ore, la maternità, le festività, tutto quanto. Siamo arrivati a 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, ho citato già prima che ci sono paesi europei che hanno orari anni più bassi e noi invece siamo tra i più alti. C'è i morti di fame come la Grecia e l'Ungheria, ci hanno gli orari più alti, però questo è un altro discorso. Si parla di politiche pro labor, politiche specifiche pro occupazione, come quelle che fa il Giappone. Ma certo, mica dobbiamo fare quelle del Giappone, però in Giappone un'azienda prima di licenziare chiama il ministro lo chiama, che devo fare? Io ho questo problema. E quindi l'azienda gli dice riduci l'orario, ti do un contratto di solidarietà, quindi tu riduci l'orario del 30%, riduci lo stipendio del 30%, più di metà, un po' come i contratti di solidarietà, cioè il nostro, che però sono sottofinanziati, quindi i contratti di solidarietà, quindi il problema della riduzione di orario va ripreso. Keynes 80 anni fa, quando parlava ai suoi nipoti, dice: miei nipoti, Keynes è uno dei più grandi economisti, diceva: se vogliamo che tutti lavorino, devono lavorare 3 ore al giorno, 15 ore alla settimana, perché questo sarà sufficiente tra 100 anni a produrre tutti i beni e i servizi di cui il paese ha bisogno. Dal 1970, con l'avvento della destra, di Reagan e della Thatcher, questo discorso della riduzione di orario che andava avanti in tutti i paesi si è fermato, anzi si è invertito un po' perché la crisi, un po' perché cioè, sindacati, ma tra l'altro i sindacati, quando la gente chiede il pane, chiede qualche euro in più, è difficile nelle rivendicazioni presentare rivendicazioni di riduzione di orario. Gli orari sono ridotti di fatto con le politiche statali pro labor, come dicevo prima, che sono i contratti di solidarietà. La Volkswagen nel 2009 doveva licenziare 15.000 persone, non l'ha licenziata, 200 orari per tutti quanti, che con i contratti di solidarietà. De Nicola, nel frattempo dobbiamo copiare quello che fanno gli altri. Noi cresciamo poco, ma non è che gli altri paesi europei hanno una crescita, c'è la Germania, noi siamo cresciuti del 0%, la Germania è cresciuta dell'1,2% l'anno negli ultimi 15 anni, non è che la Germania fosse cresciuta, fosse la Francia, su tutti i paesi che hanno, eppure ci hanno avuto i tassi di occupazione che non si sono ridotti. Perché? Come hanno fatto? Guardiamo come hanno fatto. Noi facciamo pagare lo straordinario meno dell'ordinario con i premi di produttività, e i tedeschi hanno abolito lo straordinario. Perché non si parla di questo? Politiche pro labor. I giapponesi hanno la pensione a 60 anni, perché l'età mi sembra un po' troppo poco. È vero che l'età si allunga, è vero che noi quest'anno per la prima volta dopo molti anni l'età media si è abbassata, cioè il paese ha peggiorato la sua mortalità. Per la prima volta addirittura i nati sono stati meno dell'anno scorso. Noi abbiamo una natalità dimezzata, nessun paese al mondo. Io quando ho fatto i miei figli eravamo 50 milioni e facciamo un milione di nati l'anno. Adesso con 60 milioni nascono 500.000, cioè nessun paese ha abbassato così fortemente il tasso di natalità come l'Italia. E gli altri hanno compensato col... Anche altri paesi, la Germania, citavo la Germania, vi ho citato quella ricerca, Eurostat ha fatto la ricerca, Italia 2050, ipotesi zero migration. Livi Bacci ha fatto una stessa ricerca, previsioni al 2050 nell'ipotesi di zero migration. Sapete qual è questa previsione al 2050? 10 milioni di popolazione in meno, da 60 a 50 milioni. Ma questo non sarebbe un problema, perché l'Italia è un paese ad alto tasso di abitabilità, cioè abbiamo 220 abitanti per chilometro quadrato, l'Europa ce n'ha 100, quindi potremmo campare. Ma che questi 10 milioni in meno sono fatti da 12 milioni di giovani in meno e da 2 milioni di vecchi in più.
Cioè, quindi c'è un indice di anzianità che peggiora così, così fortemente, quindi l'indice di anzianità passa al 53%, per cui fallirebbe l'INPS, fallirebbero i settori economici, non ci sarebbero più infermieri, non ci sarebbero più agricoltori, non ci sarebbero più pulitori. Un sistema economico e previdenziale che non potrebbe funzionare. Qui si parla di emigrazione giorno e notte, per carità, stiamo perdendo voti per questo, però nessuno, diciamo, racconta l'ipotesi di che cosa sarebbe successo se in questi 10 anni non avessimo avuto 4 milioni di immigrati che lavorano e che fanno vivere settori che altrimenti sarebbero morti e che fanno vivere i tunisini di Mazzara del Vallo, di 5.000 tunisini che fanno la pesca d'altura, fanno vivere più di 100.000 venditori di pesce in tutti quanti, eccetera. Quindi voglio chiudo perché giustamente il Presidente mi dice che sono stato lungo, ci sarebbe da rispondere. Quindi nel frattempo dobbiamo cominciare a far pagare, a prendere i soldi dove ci stanno. E i soldi ci stanno e chi in alto, quindi bisogna ricominciare a parlare di questa secondo me, di questa tassa eccezionale da chiedere per 1 o 2 anni a persone che hanno delle ricchezze superiori a 3, 4, 5 milioni, sì, 5 milioni, c'è un problema di questo tipo qui e troveremmo come ci chiedono i tedeschi. Perché piangete sempre quando siete in il paese più ricco d'Europa? Grazie Nicola Cacace, veramente. Luca De Biasi. Sì, vado veloce. Ricordo che ci sono 2 giorni di discussioni, che ci sono quindi altre 3 sessioni, un pomeriggio, una mattina e un altro pomeriggio, quindi non possiamo risolvere tutto in questa sessione. Rispetto, mi piace, sono assolutamente vicino a tutti quelli che hanno parlato dei grandi temi di sistema e di cultura, cioè la questione della persona, la questione della sovranità, sono temi sui quali non vorrei entrare adesso, ma che sentirete, che sentite nel sottotesto del modo in cui pongo i problemi, per me fanno parte del modo con il quale ci si impostano le questioni. È un modo per impostarle, non sono sufficienti a risolverle, ovviamente. Quindi per questo intervento vorrei andare sulle cose che sono, diciamo, meno di sistema ma più specifiche. Turismo e sharing economy li metto insieme perché sono fondamentalmente 2 ambiti nei quali vediamo il disastro dell'approccio conservatore italiano, dovuto questa conservazione non a una scelta razionale ma a un'ignoranza di fondo incredibile su ciò che sta succedendo nel mondo per quanto riguarda l'innovazione in questi settori. Sul turismo noi stiamo cedendo a piattaforme americane fatte da alcune centinaia di persone il 20% del valore del fatturato dell'occupazione delle stanze d'albergo come Booking e altro. Cioè ci sono delle cose sulle quali non c'è bisogno di rocket science, di robotica incredibile per fare bene, c'è bisogno di avere un approccio colto alle possibilità offerte da internet. Noi internet fino adesso l'abbiamo sottovalutata in una maniera incredibile. Evidentemente eravamo una società dominata dalla televisione, ma a questo punto è finita, a questo punto è internet l'ambito nel quale si fa economia e nell'internet si fa piattaforme, innovazione, start-up con l'idea di costruire qualcosa di grande, non qualcosa di limitato al piccolo fatturato che si... Per fare questo è evidente che nell'ambito delle start-up occorrono capitali di investimento, cultura, coraggio, nessuna paura del fallimento, ma grande orientamento alla crescita. Alcune cose, obiettivamente, dal 2012 adesso sono state fatte. La questione stessa delle start-up è nata nel 2012 con una legge che è stata fatta dall'allora governo Monti e che ha proseguito per tutti i governi facendo delle regole un po' più facili per queste start-up. È risolta la questione? No, è solo accennata.
tutto ciò che fa in modo che questa questione startup diventi veramente una soluzione non c'è. Noi non abbiamo capitale. Per quanto riguarda gli investimenti in venture capital nelle startup, noi abbiamo circa 100-200 milioni. Solo Berlino ha 2 miliardi, solo Boston, Massachusetts ha 2 miliardi solo per le life sciences. Quindi da questo punto di vista c'è un incredibile ritardo sulle cose che costruiscono nuova occupazione, cioè le nuove imprese innovative. Questo qua è un tema che lascio lì e che vale per il turismo come vale per la farmaceutica, vale per l'arredamento, vale per tutti i settori nei quali possiamo giocare un gioco internazionale significativo. Per quanto riguarda la sharing, e finisco perché tutti gli altri temi erano fantastici ma non ce la facciamo, occhio agli equivoci, cioè quando si dice che sharing economy è Uber o Airbnb si fa un po' di confusione, non è detto che sia la realtà. Uber potrebbe anche essere definita non sharing economy ma on demand economy o gig economy, cioè quei piccoli lavoretti che a qualcuno possono anche servire per aggiungere 20 euro al giorno all'utile, insomma al denaro spendibile, ma fondamentalmente è un modo di organizzare il lavoro, un modo di organizzare il lavoro frammentandolo in piccoli lotti, diciamo, di impegno che non necessariamente fanno crescita e vita reale. Il Uber in certi casi viene paragonato piuttosto a fronte del porto: tu vai alla mattina al porto e chi ti assume per quella giornata ti dà soddisfazione e poi no. Ora, Uber è una grande impresa innovativa, ma il sistema con il quale viene gestito il lavoro non è necessariamente sharing economy. La sharing economy ha più a che fare con il fatto che noi abbiamo un patrimonio da condividere e lo mettiamo insieme agli altri, non puntando troppo sull'aspetto capitale profitto, ma puntando sull'aspetto solidarietà e aiuto reciproco. Quello ha a che fare più con la sharing economy, e se volete una piattaforma tutta europea che va un po' più in questa direzione, BlaBlaCar, che fondamentalmente non è lavoretti quotidiani, ma è una specie di autostop organizzato. Vabbè, detto questo, sta di fatto, e anche sulla sharing economy, che noi restiamo totalmente indietro sul piano dell'approccio progettuale alle piattaforme internet da costruire, e che invece sono una delle opportunità fondamentali anche per i nostri settori importanti, che sono, come sappiamo, arredamento, abbigliamento, agricoltura, automazione industriale. Si parla di industria 4.0, altro tema, e ne parleremo alle prossime sessioni. Grazie De Biasio. Donata Francescato. Allora, sulla scuola di cui parlava il signore che proponeva l'equipe pedagogica nel territorio, io sarei d'accordo, ma è importante la componente maschile. Prima mi sono dimenticata di dire, l'avevo scritto, che una delle cose più importanti della nostra scuola superiore, e specialmente medie elementari, è mettere più maschi a scuola, non ce ne sono più. E il dropout scolastico è più alto dei maschi per questo, perché non hanno più figure positive maschili con cui identificarsi. Propongo ai 5 Stelle di mettere le quote rosa nelle scuole, le quote azzurre nelle scuole, perché veramente è una cosa tragica. Sta diventando sempre più... Allora, il problema, io ho proposto il tutor territoriale, che è un po' simile come idea, ma il tutor è una persona che deve avere in testa che i nostri ragazzi vanno mostrate pluri possibilità di vita e di lavoro dalle elementari, come fanno in Islanda, per cui deve coordinare, diciamo, interventi che non vanno soltanto a fare l'alternanza lavoro in quella cosa che già sto facendo. Come dicevo prima, questa equipe deve essere in grado di conoscere bene il territorio, avere un capitale sociale molto ampio e di movimentare, diciamo, queste esperienze in direzioni multiple. Questa è la cosa importante. Come si cambia? Come si cambia ne parlerò moltissimo anche domani, perché saremo su il problema dei quelli che non lavorano e studiano, e io sono contraria a un solo reddito di cittadinanza che non sia anche un reddito di rimotivazione all'impegno e al lavoro. Domani
parlerò proprio in dettaglio come i psicologi ormai hanno elaborato delle tecniche precise per aiutare sia, che ne so, i dirigenti che perdono il lavoro, sia coloro che hanno mai lavorato, i drop out, per rimotivarli. Quindi domani, se vi interessa, il pomeriggio si sarà dedicato anche a questo. Stessa cosa per le donne. Mi spiace, io non ho potuto parlare oggi, proprio io non voglio parlare quando parlavi di natalità che è bassa, gender. Di gender, ma domani parleremo di gender, parleremo di perché in Italia le donne fanno pochi figli. Hanno un sacco di ragioni per non fare pochi figli. Ve ne anticipo una: i mariti 3,5 ore di lavoro, la moglie a casa e loro un'ora ancora, e c'è un gran progresso, hanno fatto 17 minuti in più in media, 17 minuti in 5 anni, capite perché le donne italiane, poi domani canteremo tutti gli altri problemi, ma anche questo, come cambiare la mentalità del maschio italiano, per esempio convincervi che non perdete la mascolinità se stirate, il 3% dei maschi tira, gli altri no. Quando ho chiesto perché non è un lavoro da uomini, e vabbè, stirare è un lavoro bello invece, perché puoi pure sentire la musica, puoi fare quello che ti pare e in più ti muovi le mani, le dita. Cioè, però è interessante capire che siamo rimasti nel 2017 a darmi ancora questa risposta, ed è una delle tante ragioni per cui noi la parità, siamo il paese più indietro in Europa. Domani vi dirò le statistiche. Siamo aumentati due cose, per dirvi le cose, perché io sono ottimista, come avete visto di carattere, due sono aumentate, l'educazione e la salute, ma malissimo ancora la politica, 5 Stelle dove parli di più, e perché avete già fatto un po', voi portando le metà, però bisogna comportarle oneste e competenti le persone, perché altrimenti uno si scoraggia subito. E l'altra cosa importante ovviamente è il lavoro, che in Italia noi siamo per le donne con una percentuale bassissima, anche includendo il lavoro nero. L'ultima cosa sulla negatività e complimenti, grazie per l'idea, che era volevo essere una provocazione, ma non tanto, il turismo nero, io spero, Pecoraro, se ti interessa, che questo turismo nero venga implementato per due ragioni: non è per mettere il negativo al centro, ma è per riflettere sul negativo. Non c'è cambiamento se tu non elabori il tuo passato, e noi come nazione siamo un po' carenti in questa capacità di ricordare, siamo più capaci di dimenticare, siamo un paese superficiale in questo. Io vorrei fare il turismo negativo perché i ragazzi, le persone che vengono, gli stranieri, ci danno occasione a queste guide a noi di riflettere su perché c'è tanta corruzione in Italia, perché c'è tanta mafia, perché ci sono tanta curiosità morbosa se qualcuno uccide un genitore, perché ci sono tanti femminicidi e la gente va a vedere il posto dove qualcuno ha ammazzato qualcun altro. Secondo me non bisogna avere paura della nostra parte negativa, né quella personale, ognuno di noi ce l'ha, ognuno di noi ce l'ha. Non facciamo finta di essere angeli, perché non lo siamo. Però, quando è collettiva, potrebbe darci, io ho pensato sempre a cose che possono avere un doppio vantaggio. E il turismo nero, secondo me, è come i funerali laici, c'ha un doppio vantaggio. Tocca due argomenti tabù. La morte, qui, tutti a toccare. Appena parlavo, ho già visto tutte le mani che andavano sotto. Cioè, non morirete perché parliamo di morte, però i funerali laici mancano in Italia. Mancano queste cerimonie di riconciliazione. Tanta gente, io li ho visti poi in terapia, tristissimi, che non hanno mai detto a suo padre o al papà o alla mamma che gli volevano bene o qualcosa, cioè che portano rancori secolari, familiari, ne parlerò anche domani, per cui poi quando muori non sei contento perché ti senti di aver fatto qualcosa di incompiuto, ma vanno atto, fanno queste cerimonie per compiere questo percorso, perché dobbiamo, la nostra vita deve finire, finirà, i grandi anziani lo sanno, che prima o poi il traguardo anche per loro, no, ci sono quei matti che dicono io campo fino a 120, dico ma chi ti prende cura di te poi per altri 20 anni? Per cui bisogna essere anche un pochino realistici, che la preparazione alla morte è una cosa importante. E per quanto riguarda, diciamo, l'ultima cosa del turismo, il turismo negativo è un modo che combina un po' di divertimento al ricordo di cose difficili perché non avvengono più, perché avvengono di meno. Non ho sentito. Il rischio di emulazione. Allora scusa, dimmi un pochino, perché tutti, è chiaro, Gomorra, tutte le nostre trasmissioni televisive, ma non è detto, perché c'è una cosa interessante in psicologia. Noi imitiamo quello che vediamo, questo è vero, per cui avresti ragione, ma c'è pure tutta l'altra cosa, che in realtà noi ci poniamo anche criticamente su quello che vediamo, essendo esseri umani, e per cui a volte la tua rabbia la viene gestita tramite lui che fa qualcosa che tu poi non farai più perché vedi le conseguenze. Sì, l'importante è questo tutor territoriale che deve spiegare, non può portarli in giro così, deve aiutarli, attivarli, e questa è la cosa più bella dell'educazione, cioè attivare le menti e i cuori insieme. Sapete chi l'ha fatto benissimo? Conoscete il Chelsea? La squadra del Chelsea? Sapete chi abbiamo esportato noi là? Conte.
che ha fatto una leadership empowerment, che mi sono detta di andare a intervistarlo, lo metto nel libro, perché io sono anni che predico che occorre avere leader competenti, motivanti, che facciano crescere le persone. Ragazzi, ha intervistato i suoi giocatori, ognuno si è sentito con la fiducia, con l'interesse, ha creato proprio una cosa collettiva fra di loro, persino quando uno gli è morta la mamma tutti sono andati a aiutarlo per star meglio. Cioè è stato bravissimo Conte a creare che cosa? Una comunità in un gruppo di alta competizione come sono quelli. Io veramente ero allibita, e poi sapete chi l'ha scritto questo? L'International New York Times, ammirato, ho detto toh. E lui ha scritto un libro chiamato, non a caso, Cuore, Testa e Gambe, come dire, ci vogliono tutte e tre. E questa è l'ultima cosa che voglio dirvi. Grazie, grazie. Interessante la Francescato, devo dire, noi che siamo un po' di provenienza socio, eco, politica, e ci vorrebbe sempre l'intervento di questo, con questo taglio, con questo spessore, quando c'è qualche convegno tra economisti. Beh, insomma, da un taglio che a noi spesso, insomma, noi giornalisti, cioè, beh, insomma, legati alle cifre, io non mi permetto, noi giornalisti, cioè. E Becchetti, grazie per concludere. Sì, io per ricollegarmi all'ultima cosa, sempre per fare una battuta, diciamo, anche noi abbiamo una bella tradizione di beni relazionali e di comunità, senza bisogno di andare a Vanuatu. Facciamo gruppi di condivisione, ne faccio una volta a settimana personalmente da 16 anni, quindi ne esistono. Ovviamente è bene avere una pluralità, una diversità di forme. No, certo, questo specifico è interessante. Volevo dire due battute. Allora, sul turismo, vabbè, ovviamente noi siamo il paese, è proprio fattore competitivo non delocalizzabile, molto importante quello che si diceva, cioè scoprire il genius loci di ogni territorio. Siamo il paese più ricco del mondo, abbiamo il più grande giacimento di siti UNESCO, abbiamo quasi il 6% del mondo, e però non valorizziamo abbastanza tutto questo. Dobbiamo anche capire sempre di più che il turismo è anche esperienza, percorso, itinerario, prodotto locale, ecco, quindi riuscire a lavorare su questo. Io girando l'Italia ho visto moltissimo i territori che puntano sui festival, sulle fiere, no? Il festival è diventato ormai un fiore all'occhiello per cercare di attrarre persone. Non sfugga la domanda sull'euro, ma magari ci ritorniamo anche domani. Cioè, dico quello che penso, io non ho su questo delle convinzioni granitiche come alcuni. Per me non è un tabù, nel senso che se ne può discutere, se ne sta discutendo. Gli stessi tedeschi stanno pensando se è il caso di restare nell'euro o no. Non penso che sia una panacea, ricordo com'era l'Italia prima dell'euro e aveva tantissimi problemi di inflazione, di altre cose. Non ho questa fiducia enorme nel nostro paese, almeno dal punto di vista politico, ma neanche una sfiducia. Non è la stessa cosa della Brexit, questo è bene che si capisca, è tutta un'altra cosa. L'Inghilterra è un paese fortissimo che non aveva la valuta, quindi ha semplicemente rinegoziato i suoi trattati commerciali. E però vedo tre possibilità: un'Europa che cambia, quella peggiore secondo me è un'uscita unilaterale dell'Italia, la vedo molto pericolosa sul fronte finanziario. Tutti gli anti-euro secondo me ragionano molto su Marshall Learner, Export-Import, ma sulla parte finanziaria sono un po' carenti, quindi problema ridenominazione di debiti eccetera. Vedo la possibilità che un giorno i tedeschi dicano separiamoci consensualmente, e questo secondo me fare una grande conferenza internazionale e riragionare sul sistema monetario europeo, secondo me sarebbe una grande cosa a questo punto. Il BES, già l'ho detto, è un percorso che abbiamo fatto, c'è una legge che oggi impone e sarà la prima volta, credo, quest'anno, di misurare l'impatto del documento di economia e finanza sugli indicatori del BES. Bisognerà sceglierne alcuni, sarà una cosa molto complessa. Io sono stato il primo a scrivere l'articolo quando l'Istat ha messo droga, contrabbando e prostituzione dentro il PIL, quindi non posso certo essere accusato di questo. E una questione generale è questa, cioè la faccio un po' molto molto generale. Alcuni hanno detto ma perché la politica e tutto, intanto di proposte mi sembra che abbiamo fatte anche troppe, cioè magari poi si tratterà di approfondirle, ma le abbiamo fatte, le potete leggere, sono scritte eccetera. Noi stiamo pagando il fatto di avere, a livello mondiale, ormai il mondo è un unico paese, e noi stiamo volenti o nolenti, anche se creiamo le barriere, è un unico paese perché il call center va lì e costa meno e vende da noi, non si possono creare barriere. E noi stiamo pagando il fatto di aver lasciato delle persone indietro, questo è quello che sta succedendo. Ci sono 700-800 milioni di persone che vivono un dollaro al giorno e sono i nostri concorrenti.
Quindi oggi dobbiamo riuscire a trovare un nuovo livello di equilibrio. Io credo che io ho molta più fiducia nei cittadini. In che senso? Il sistema è globale, i politici, la politica purtroppo non è globale, dice, perché la politica, prima di tutto la politica non è globale oggi. È difficilissimo trovare soluzioni globali mettendo assieme sovrani nazionali. Il cittadino consumatore è globale e vi faccio un esempio, l'olio di palma. A un certo punto noi abbiamo sbagliato, avevamo ragione, non discutiamo questo. Abbiamo deciso che l'olio di palma faceva male, è entrato in campo la salute, quando entra in campo la salute dei bambini e delle mamme. Basta, dopo 10 giorni, 20 giorni, oggi tutti i biscotti c'è scritto no palmo oil, oppure chi lo fa si deve giustificare. Allora io penso che noi stiamo sottostimando, e mi meraviglio di voi che siete campioni dell'attivazione in rete, adesso ovviamente è una provocazione, cioè stiamo sottostimando il potenziale enorme che abbiamo noi di risolvere i problemi che abbiamo davanti. Perché se noi domani, quando andiamo al supermercato e abbiamo l'informazione giusta, premiamo l'azienda leader nella dignità del lavoro, leader, il mondo è cambiato domani. E questo tra un po' lo potremo fare sempre di più, perché avremo gli strumenti tecnologici per farlo. Quello che dobbiamo fare è il futuro, dobbiamo costruire oggi questa infrastruttura informativa e dobbiamo farlo. Dopodiché la politica ci verrà dietro, la politica viene dietro al consenso dei cittadini, ma non è che il politico si sveglia la mattina e diciamo alla crisi dell'innominato e da solo riesce a cambiare il mondo, non può cambiare nulla. Quindi il lavoro grosso che dobbiamo fare oggi è sulla cultura, sulla consapevolezza e poi ovviamente tutte quelle cose di policy che abbiamo dette vanno proseguite. Una battuta solo sulla scuola, bisogna anche capire qual è il valore, qui torniamo al BES, cioè qual è il valore della scuola. Oggi io vedo delle cose che mi fanno un po'